Buongiorno, bentrovati a tutti. Mi dicevano qua a livello tecnico, occhio attento, fa, io non ho capito se era il destro, il sinistro, boh, non lo so. Vabbè, adesso vedremo. Cercheremo anche di capire l'occhio. Non c'è nessun problema. Intanto buongiorno a tutti. Oggi qui con me la parte tecnica, chiamiamo Magic Gianni. Oggi in versione più baffo di sempre, mentre invece nel retro bottega abbiamo Franchino il Nero. Buon pomeriggio a te, Giulio, e tutti gli amici a casa, da parte di Gianfranco, il signor Gianni, Emanuele e Aldo. Esatto, questa voce fresca di Franchino, sì, esatto. Sembra quasi una persona allegra quando parla così, poi invece uno lo conosce, no, è nero non per caso, va bene. Ok, perfetto, bene, bene, bene. Allora, oggi cosa dovevamo fare? Il menù del giorno, il programma, come lo chiami tu? Non ho capito, tu fai così, che vuol dire? Gli orologi? Sì. Ma cosa dobbiamo fare? Ne parliamo? Li vendiamo? No, ne parliamo. Regaliamo, oggi non si vende. Allora, signori, attenzione. Oggi avete il numero di sovrappersone, non il 392. Quello è per proporre gli orologi. Cioè, se voi volete vendere un orologio a noi, mandate un WhatsAppino, come da loghino, con la foto o le foto, meglio, dell'orologino in questione e la cifra che voi volete realizzare. Se più o meno, circa meno quasi, è nelle nostre corde, vi diranno ok, organizziamo la visione diretta, perché noi non è che possiamo comprare la scatola chiusa da una foto dove si capisce che non si capisce niente, giusto? Vero. E allora a quel punto abbiamo bisogno di ricevere l'orologio qui, fare i nostri test di laboratorio, sai, c'è l'illumino, quello basso che ogni tanto vedete qui al posto mio col camice, che lui si mette il camice, quando è il camice bianco sembra il dottorone, il professorone, tanto è corto, tanto è alto, hai capito? Oh, e in quel caso lui fa tutti i test, certificazioni, una cosa bellissima. Mentre invece c'è l'altro magic number, lo 08069 77150, quello è il numero storico che ci portiamo avanti da decenni, ok? Che invece quello cosa vuol dire? Che normalmente voi lo usate per dire voglio comprarlo, vorrei, dimmi un po' come lo devo pagare, dimmi un po' quando lo ricevo, dimmi un po' a destra, dimmi un po' a sinistra. No, oggi no, oggi non serve per quello, oggi voi non comprate nulla. Oggi chiamate, dite, senti scusa, io stavo pensando, e facciamo la chiacchierata. Una domanda, secondo te qual è l'orologio più bello tra questo e quello? Ma tu come la vedi il mercato di quell'altro orologio? Domande, ok? E così passiamo questa bella tre ore. Dico bene, oggi siamo insieme fino alle 20, se non ricordo male. Sì, fino alle 20, oh, sì. Bene, bene, bene. Intanto, quindi, scusami Giulio, un saluto dall'amico Riccardo da Milano. Riccardo, grazie e buongiorno, grazie. Però ripeto, i saluti sono più che ben accetti e più che favorevoli, però se iniziamo con i discorsi, iniziamo a parlare di qualcosa, qualche domanda tecnica, qualche domanda di mercato, insomma qualche domanda, rompiamo il ghiaccio, va bene? Oh, perché oggi il direttore ha detto, visto che ci sono io, oggi non si vende, perché evidentemente io ormai sono un po' di anni che non mi occupo più di vendita e sono stato preso per uno come se avessi qualche arto in meno, non riesco più a muovere bene tutto il sistema. Va bene, allora, visto che però vi vedo un po' timidi, allora proviamo a fare una visuale così di qualche orologio che mi hanno messo qui, non so neanche con quale criterio o con quale perché, per iniziare a capire qui come funziona. Hai bisogno di questo, amore mio? Vai, ti ho messo anche questo, guarda. Signori, buongiorno! E un saluto anche dalla signora Elisa. E saluta anche la signora Elisa. La signora Elisa, visto che è una bella signora, manda un abbraccio anche da parte mia. Gentile signore di prima, invece una stretta di mano. Grazie. Oh, prego, caro, prego. Si attivi. Oh, allora. Abbiamo un Cartier Tank Must. Fanciullo, tu lo sai perché questo orologio è ancora qua? Nonostante che saranno 2 o 3 giorni che lo presentate, perché questo orologio voi l'avete sicuramente presentato male, nel senso che questo orologio a primo sguardo, lo sguardo quello diciamo poco attento, potrebbe essere confuso con un Tank solo, orologio molto simile in produzione da Cartier, che però ha delle caratteristiche tecniche nettamente differenti. Tu hai studiato, fanciullo? Sei andato sul sito Cartier a vedere la differenza tra Tank Must e Tank Solo? No, vedi?
Perché sei una persona poco attenta, poco precisa, poco puntigliosa. Invece dovevi farlo, Monello. Detto questo, signori, questo è il Tank Must, che è un po' come la versione full optional, la versione, come dirvi? Allora, facciamo così, è come se uno compra una Mercedes e poi compra una Maybach, che è la versione extra lusso. Esteriormente la carrozzeria è uguale, il logo cambia un pochettino. Un saluto dal signor Gianni da Carrara. Un caro abbraccio, anzi no, una cara stretta di mano, bella energica al signor Gianni da Carrara. Ok, gli abbracci li diamo alle belle signore. Bene, molto gentile. Ma guardi, io non sono un buon oratore, dammi un attimo la linea. Signor Gianni, la prego, io non sono un grande oratore, quindi non so se sarò in grado di darle tutte le nozioni e le spiegazioni corrette per tutti gli orologi, però sono un discreto appassionato da qualche decennio di orologi e qualche migliaia di pezzi in mezzo a queste manine sono capitati. Con ciò cosa voglio dire? Che ho bisogno del vostro aiuto. Cioè, se avete una curiosità, ma sai, mi dici un attimino il super chip del Tank Must? E uno mi chiama e mi dice, senti, allora, guarda, grazie, però io volevo sapere il super chip del Tank Must. E io ti racconto il super chip del Tank Must, ok? In caso contrario, può capitare che nell'onda del discorso così colà uno si dimentichi qualche virgola. Per esempio, c'è qualcuno di voi che ogni tanto ci fa l'appunto che non diciamo le referenze. Signori, da un certo punto di vista voi avete ragione, da un altro anche no, nel senso che abbiate pazienza. Ma secondo voi è carino se io mi metto qua e a questo vi dico. Allora, attenzione, WSTA 0053, Tank Must, Cartier, calibro automatico, di manifattura, datario R6, cioè se io inizio a fare la scheda tecnica così, abbiate pazienza, è sicuramente molto precisa, molto corretta, molto tutto quello che voi volete, però dall'altra parte questa è anche televisione e quindi un minimo così di intrattenimento sa da fare e diventa un po' noiosetta. Un po' pesantuccia come discorso, anche perché questo lo riporti per le decine e decine di orologi che noi dobbiamo presentare nell'arco delle 3 ore e tu capisci bene, diventa molto lunga la storia, molto molto molto. Detto ciò però, se invece voi partecipate, siete belli coinvolgenti e mi tirate nel discorso, allora uno mi dice, scusa, ma tu la referenza? Certo, noi siamo qua per questo, non anche per questo. Noi siamo qua per questo, ma non per questo, per dire la referenza, che può interessare o può non interessare. Siamo qui per rispondere nella maniera migliore, più carina sicuramente, a voi possibile. Ok? Questo è il nostro obiettivo, questa è la nostra presenza. Allora, Gianni, il Tank Must. Facciamolo vedere che il mio faccione non è il massimo. Saluti dall'amico Vittorio. Vittorio, una cara stretta energetica di mano. Non ho capito. Scusi. Dicevo. Una stretta di mano, l'amico Vittorio. Una stretta di mano, bravissimo. Di quelle energiche da uomo. Hai presente tu? Non quelle con la manina morbida. Sai, quelle così. No, uomo. Bravo Vittorio. Allora. Dicevamo, l'orologio in questo caso non è nuovo, è proprio nuovo e ha un listino quando tu vai nelle maison Cartier, nelle boutique Cartier, di 5.400 euro. Voi sapete che su Cartier, visto che ormai il 98% dei negozi sono diretti, avere sconti le belche è impossibile. Noi tramite qualche piccolo santo in paradiso siamo riusciti ad avere qualche virgola di sconto e nelle virgole riusciamo a proporvelo al prezzo di listino, a 5.400, perché in alternativa tutti quanti lo propongono sopra il listino, questo orologino qui, ok? Tutto chiaro il sistema? Poi ripeto, c'è una virgola, vuoi sapere quante maglie ha? Tu mi chiami e mi chiedi, io ti
quello che so ti dico, quello che non so controllo, perché non sono, cioè non mi hanno ancora assunto in Cartier come cantastorie dell'universo Cartier, appunto, quindi non è detto che io sappia tutto, però visto che sono uno curioso, un po' di cose le so, e quindi a qualcosa ti posso rispondere, a qualcos'altro mi informo, anche perché c'ho lì mano lesta, detto anche Franchino il Nero, è uno dei tanti soprannomi che lui ha, e quindi riusciamo. Poi al secondo posto, Gianni, cosa abbiamo? Cosa abbiamo? Cosa hanno preparato questi fanciulli qua? Ah, si vede che l'hanno preparato loro, guarda come specchia tutto, si vede malissimo, malissimo, malissimo. Però hai visto perché l'hanno fatto così? Perché è vero che tu vedi fari, però vedi il blu, un bel blu. Se io lo metto senza fari, il blu non vedi più e vedi nero, 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 nero. Quindi come lo volete vedere? Blu con i fari o nero senza fari? No, l'orologio è blu, attenzione. Signori, capita, quando siamo in uno studio televisivo e ci sono i vetri curvi degli orologi, capita anche questo purtroppo. Ahimè, ahimè, ahimè. Allora, adesso proviamo a fare un'altra operazione di questo genere, non funziona neanche così. Vediamo in quest'altra maniera, un attimo solo. Stiamo facendo tecniche, esperimenti pirotecnici a volte per quanto riguarda questo Longines. Questo mi piace a morire perché è il 5 stelle versione Zulu, edizione speciale Zulu. Senti, a me non dispiacciono quei fari lì, si vede che siamo in diretta, no? Allora, per l'esattezza, questo è della famiglia degli Spiritual Liberty, appunto di Longines, e questo è lo Zulu Time, questa edizione particolare che hanno fatto perché ha posto chiamarlo GMT, e loro lo chiamano Zulu. Voi sapete Zulu cos'era? Zulu è il linguaggio militare, ok? Il GMT di riferimento, il Global Master Time, ok? A posto di chiamarlo all'ora di Greenwich, lo chiamano Zulu Time. Un saluto dall'amico Luciano da Potenza. Bravo, bravo Luciano. Noi io ricambio con un'energica, forte, stretta. Di mano! Oh! Allora, detto questo, che l'orologio comunque, a prescindere dal nome che gli hanno dato, ha la funzione GMT, e l'orologio secondo me è molto carino, con datario a ore 6, per chi lo volesse sapere, e per chi non l'avesse ancora visto, è un 42 mm di diametro. Facciamo così, i primi 5 orologi do anche le referenze, poi se me ne dimentico voi mi chiamate e me le chiedete. Questo è per l'esattezza L di Livorno 38 12 49 36. Ci siamo? Vai! Quindi così se volete andare a vedere anche sul sito ufficiale Longines, compagnia bella, non c'è problema. Fai vedere anche la corona, perché vedi, anche questi orologi, diciamo, di prima fascia, guarda come sono ben rifiniti. Sono dettagli che onestamente a me fanno piacere. L'orologio costa 3.450 euro. Anche questo nuovo di pacca. Ed è anche pagabile con 70 euro mensili. Pensa un po'. Con 70 euro al mese, senza ulteriori pensieri, disagi o disturbi, ti togli il pensiero di torno e intanto tu dal primo giorno polsi lo Zulu Time senza problemi. Non male. Boh, questo era il Longines. Non so se avete notato un'altra particolarità che a me piace molto di questa estetica, la dimensione, il font dei numeri arabi agli indici. Tu lo vedi bene che non sono tutti della stessa dimensione precisa? Te ne sei accorto? Questa irregolarità, questa asimmetria, ok, mi garba moltissimo, mi diverte in maniera interessante, lo sai? È bella, perché dà un po' di movimento a un quadrante che in alternativa poteva quasi sembrare banale. Boh, ci sei? Beh, anche questo mi pare, se non ricordo male, caro ciccino mio, che l'abbia il calibro di manifattura. Tu poi invece, ecco, un'altra cosa, dammi un attimo la linea, perché io voglio anche difendere la categoria dei presentatori per attaccare un po' la categoria dei direttori di trasmissione, che insomma, se no fanno sempre la bella vita quelli lì e non è giusto. Il presentatore viene qui e, essendo umano, pieno di difetti,
umano uguale pieno di difetti, ha una memoria che può essere più o meno buona, ma una memoria con un limite, per forza di cose. A parte il signor Vito, mio collega, il signor Vito ha una memoria infinita, il problema è che lui ha la memoria solo per tre cose. Una è Vasco Rossi, l'altra è le formazioni di calcio e la terza non mi sovviene, ma c'è, esiste. Poi la chiedete a lui direttamente, chiamate quando è lui in trasmissione, dite, scusa, la memoria tua, sugli orologi, sulle referenze, su queste cose qua, memoria, lascia fare, una tragedia. Però le persone invece, diciamo, più semplici, come me, hanno una memoria un po' su tutto, ma poco su tutto. Beh, quindi io alcune referenze le ricordo facilmente a memoria, quelle che mi vengono più facili, normalmente quelle Rolex, sai, così, altre un minimo le devi andare a guardare. Ora, noi sui cartellini abbiamo scritto la referenza, però per ragioni di spazio non abbiamo segnato il calibro, ma i direttori, quegli uomini lì che stanno dietro il vetro dall'altra parte degli studi, perché noi siamo negli studi proprio veri e propri, loro stanno davanti agli studi, nelle altre sale, ok? Quegli uomini lì, nella scheda prodotto, hanno tutto, ma proprio tutto, perché nella scheda nostra, nella scheda prodotto c'è scritto tutto. Ora, loro lo sanno, cioè lo sanno, possono andare a leggere, ok? Beh. Quindi, ricordatevi che la migliore domanda, tanto non è che la potete fare direttamente a me, c'è sempre filtrata da quegli omini lì, la fate direttamente a loro e loro, 90%, sono già in condizioni di rispondere. Eh? Poi, ve lo dico anch'io, non c'è problema, però facciamo un test prova. Direttore, la dica, referenza di questo orologino qui, del calibro, il calibro preciso, qual è? Di manifattura. La sigla. Vedi, non è andata a vedere, non è andata a vederla, è così, non ci possiamo fare niente. Perché adesso mi dirà, mi dai il codice del prodotto, perché non è andata a fare ricerca. L'ho detto io, bisognerebbe, avete presente quelle mazze con tutti le punte? Livorno 844.4. Ah, ha aperto la, grazie, scheda, hai visto? Calibro Longines 844.4, hai visto? Così sappiamo anche il calibro. Io vi chiedo scusa, ma visto che i calibri cambiano, anche perché, per esempio, questo orologio lo fanno anche nella versione solo tempo. Nella versione solo tempo l'orologio è identico, il calibro è praticamente uguale, ma ha una referenza, per distinguerlo, diversa, perché è un calibro che non ha la funzione GMT. Ora, secondo voi, adesso, massima onestà, io posso ricordarmi tutte le sigle di tutte le marche, di tutti i modelli, di tutte le varianti degli orologi? È evidente che non è possibile, è evidente. Però loro, facendo, vedete, da che l'ho ripreso a che l'ha trovato, sono passati 10 secondi, allora facciamo, ci arrivano subito. Tanti complimenti dal signor Vito. Grazie per il complimento, signor Vito, un'energica stretta di mano anche a lei. E un ringraziamento a tutti i direttori del mondo, perché sono super efficienti. Bravi direttori! Andiamo avanti, dai, basta polemica. Poi, vieni qua, vieni. Facciamo vedere una cosina bella. Questa. Esatto. Ah, no, vedi? È proprio come lì. Allora. Ti voglio far vedere soltanto un aspetto. QR code, sai che vuol dire? Orologio nuovo di pacca! Dici bene, dici bene. Black Bay 58, il 39 mm, quello un po' più sottile, quello un po' più piacioso, come piace dire a me. Bleu, con questo fantastico cinturino pelle e deplo, quindi comodo, giusto per essere chiari. 79030B, vedi, questa me la ricordavo, nuovo ovviamente, l'abbiamo detto, a 3630 euro. Allora, signori, attenzione, ci sono orologi che potete tranquillamente guardare, pensarci, tutto quello che voi volete.
ci sono orologi dove invece li guardate, se iniziate a pensare e non agite, li perdete. Ora, Black Bay 58 Blu già vi dice, vi suona nell'orecchio Gianni, vi suona ricercato, direi, voglio dire, perché è ricercato, ok? Proprio quando uno dice Black Bay 58 Blu, ricercato, in auto, come un prosequio, sai quando uno inizia la strofa della canzone e il nostro amico lì dietro il vetro la continua, ok? Però lui è stonato come una campana, allora tu qua dici ricercato. Beh, allora, in questo caso, orologio molto ricercato. Poi però, non è che basta averlo e allora, oh, venduto, no! Tu che fai? Ricercato, poi uno perché dice, vabbè, lo compro, ci deve essere il prezzo. Dico bene? Interessa il prezzo? Prezzo. Beh. Allora, quanto si vende sto orologino? 4.000, 4.200, 4.300, fino a 4.500, 4.600. Beh, giusto? Bene. Tu quanto lo vendi? 3.630 euro. Oh, però, interessante. Allora, aspetta, il modello mi interessa, il prezzo mi interessa, ma manca ancora qualcosa. Prima che io ti chiamo e ti dico che ti voglio dare i miei soldini per dire lo compro, manca ancora qualcosa. Hai ragione, è vero. Cosa manca? Le condizioni, perché metti che è un orologio che cade a pezzi, che grazie che me lo fai pagare di meno, ma poi c'è da spenderci 1.500 euro sopra di riparazione, per cambia quel pezzo, cambia l'altro pezzo, fai la revisione, fai la prova in probabilità, cambia le guarnizioni, e il vetro è graffiato, cioè, giusto? Beh, allora, in questo caso come sono le condizioni? No, vedi, sbagli, non sono perfette, le condizioni sono nuove, che è meglio del perfetto, perché perfetto tu lo usi quando è usato in maniera maniacale, che voglio dire, quasi non te ne accorgi. Vabbè. Questo addirittura ha tutte le plastiche protettive col quale è uscito da casa madre e è arrivato al concessionario. Tutte, perché io vi ho fatto vedere il QR code perché è quella più facilmente visibile, anche perché noi ci mettiamo, non contenti, noi che siamo mattarelli, ci mettiamo ancora le plastiche sopra per conferire. Scusa, fai vedere un attimo le plastiche, fai vedere, sono sempre paro di aria fritta, non abbi pazienza. Allora, vedi, queste sono le plastiche nostre. Vedi che io ci tengo tanto, perché l'orologio a voi deve arrivare fragrante, a voi l'orologio deve arrivare bello perfetto, qualcuno rispondesse ai telefoni che qui esplode tutto, grazie a tutti, un abbraccio alle signore, una bella stretta di mano energica agli uomini, bella la coronciona. Un grande saluto dall'amico Fabio. Fabio, buongiorno, una che bella è in possesso di un Tudor Black Bay. Oh, di che colore ce l'ha l'amico Fabio? Identico. Identico, anche come cinturino? Bravo. Fabio, come si trova? Una così in diretta, dammela lì. Fabio, lei come si trova quando impolsa questo orologio? Perché sai, poi c'è anche questo aspetto, ma l'orologio è bello, ok, ma è comodo? Ma sai, nella vita di tutti i giorni, quando ce l'ha al polso, ti trovi bene? Come si trova? Ci dia una testimonianza diretta, signor Fabio. Come si trova? Cioè, lei lo consiglierebbe a un amico questo orologio? Invece, dopo che l'ha preso, sì, bello, ma sai, un po' scomodo, un po' così, un po' colà, un po'... capita. E saluti anche dal signor Andrea da Brescia. Andrea, una stretta di mano, bella da homo, mi raccomando. Vai, vieni qua. Nel frattempo mi ha chiuso la linea con Fabio, che devo fare? Fai vedere l'orologio. Allora, dicevo, le condizioni sono fondamentali, signori, perché le condizioni sono di nuovo. Ma nuovo, non è che nuovo, ma sai, è del 2018, nuovo. No, no, adesso è fresco, bello, croccante, fragrante. Hai presente il pane quando esce dal forno? Una volta che finisce di fumare, ok, tu se lo tocchi, la crosticina, che a me io impazzisco, per me è qualcosa di esagerato, fa cric croc crac, e dentro però c'è la sofficezza della mollichina, e come si dice in italiano tutto ciò? Fragrante, hai capito? Tu che sei arido come i deserti carsici, bravo. Grazie. Allora, fragrante, ecco, l'idea che noi vogliamo dare a tutti quanti voi è che questo discorso di tenere plastica, di fare tutto quanto, serve a far arrivare a casa vostra in maniera espressa un orologio fragrante che voi quando lo aprite, lo scartate, vi dia proprio l'idea, ah, è un po' come quando entri in macchina bella che la vai a ritirare e c'è quell'odore di pelle nuova, io ci divento matto, capito? Io che sono un omino vizioso,
No, mi veniva da dire ragazzo, ma ormai è passato qualche anno. Io che sono un omino vizioso, quando entro in macchina, quando compro una macchina nuova, entro in macchina, cioè quella è piuttosto non fumo, capito? Pur di non rovinare quell'odorino che mi fa impazzire, che ecco, è uguale, sono fisse che ho io, per l'amor del Signore. Però io voglio dare a voi questa sensazione, io voglio dare a voi questa emozione, che voi dovete ricevere l'orologio al prezzo più basso, con la qualità più alta, con la sensazione di fragrantezza, di questo, perché è nuovo, perché ha tutte le plastiche, perché è il meglio del meglio del meglio. E poi, perdonami, scusa, visto che sei lì che stai a sbadigliare, 3.630, volendo, no? 70 euro anche per questo orologio. Allora, signori, scusate, ora, un orologio tra i più richiesti in assoluto nel mercato orologiero mondiale, in condizioni di nuovo, al prezzo più basso o, in alternativa, se tu non vuoi particolari disagi, 70 al mese. Anche lì afferma un attimo, ti voglio dire un attimo, qui sei da Chiossone Luxury Watches. Qui la combriccola cosa fa? Si è data un codice interno, un regolamento, noi lo chiamiamo codice etico, che è un regolamento di quelli che sono i principi con i quali questi fanciulli devono muoversi, devono agire, devono imparare a vivere, e non solo all'interno dell'azienda ma anche fuori, perché poi, come si dice, uno quando è una brava persona non è che può fare la brava persona a casa e poi fuori va a ammazzare la gente. È uguale, se uno è una brava persona quando lavora lo deve essere anche a casa, lo deve essere anche quando va in pizzeria, al cinema e compagnia bella. Allora, il punto qual è? Il punto è che in base a questo regolamento i miei fanciulli si sono, hanno firmato, il regolamento hanno firmato, attenzione, perché loro sono, sono nella condizione in cui loro hanno dichiarato di volere e di dovere, perché è un diritto dovere, dare un servizio tendente alla perfezione, poi la perfezione non esiste, tendente, ma perché tendente? Perché serve la trasparenza, la lealtà, la correttezza e tutta una serie di modi di fare che permettano. Questo per esempio è praticamente evidente, praticamente efficace come concetto, da chi ci chiama si rende conto della differenza di passo magari con un'altra azienda o roba del genere, soprattutto per chi ha più rapporti anche telefonici, ovvero le persone che decidono di fare un pagamento comodo, rateale, no? Perché nonostante che noi non guadagniamo un centesimo che uno sul finanziamento, perché noi non usiamo ritoccare i tassi, queste cose qua, il nostro lavoro è vendere l'orologio, anzi il loro lavoro è vendere l'orologio, il mio lavoro è un altro, ma fa niente, io mi occupo di altro in questa azienda, ma oggi sto qua. Boh, allora, il loro lavoro è vendere l'orologio, ci siamo? Allora, se loro devono vendere l'orologio, non devono guadagnare anche da fare il finanziamento. Il finanziamento è una coccola, è un servizio, è un qualcosa che noi diamo al cliente. E dal primo giorno gli è stato spiegato, in maniera anche bella forte, che come tutte le coccole devono essere piacevoli, devono essere ben accette, devono essere quel sorriso in più nell'operazione. Ciò vuol dire che io vi invito fortemente a mettere alla prova, sì, ragazzi, dal primo Franco il Nero, che ha ovviamente il suo carattere, ma che voglio dire, lo sfoga sempre con noi, con gli altri è abbastanza malleabile, gentile, carino, e di testare se queste mie parole corrispondono al vero, che veramente sono così gentili, così disponibili, così carini, di quelli là, invece no. Poi mi chiamate, Giulio, ma sai che c'è, che Franco il Nero, lo dice che c'è un caratteraccio, ma è peggio del caratteraccio, perché a me ha fatto così, 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 o invece, che so, Manuele, o invece Aldo, invece Angelo, invece, no, Gianni è impossibile, Gianni è troppo buono, non si può fare esempio, però vabbè, insomma, ce ne sono di gente, no? Vito, Claudio, insomma, qua un po' di pio che a fine mese ci sono. Oh, allora, 3.603, scrivi direttore, prezzo, lo sai, vai, fallo vedere. Che nel frattempo noi cambiamo, facciamo vedere, eccolo qua, bene. Cosa c'è qua? Occhio, quale vuoi, il destro o il sinistro? Io continuo a non capire. Allora, questo è nero e blu, io ho anche blu. Qualche faro negli occhi. Si vede che è blu? Sì. Ah, lo vedi tu? Ma
che vista, nonostante l'età c'è una vista fantastica, ah, con le biciclette. Esatto. Ho capito. Allora, Blu Romani, mi sembrava uno abbastanza richiesto Blu Romani una volta, è cambiato il mondo, il mercato. Allora, cioè, ricapitoliamo, Rolex Datejust, quadrante Blu Roman, lo chiamano in Rolex, del 2016, con la sua garanzia, tutto quanto, tutto a posto, referenza 116200, ah, scusa, non ho visto il prezzo, la cosa più importante. Ah, famo così, io ve lo dico sottovoce, poi se non lo sentite bene chiamate allo 080-697-7150 e Franco il Nero, 7.560 euro. Se non lo avete sentito bene, chiamate Franco il Nero, che Franco il Nero ve lo dice, Franco il Nero è atto, è il 36 mm, la versione unisex, quella che va benissimo per una donna e va bene anche per un uomo, se non ha il polso particolarmente largo, bisogna dirlo, perché se uno ha la fortuna di avere un'ossatura bella consistente, massiccia, forse appare... come dire, un po' troppo elegantino, un po' troppo fine al polso, da quasi quasi di orologio elegante, magari è meglio puntare su un 41 mm, in alternativa va benissimo per tutti. Ah, a me piace, anche perché ti posso dire la verità, a me piace in maniera particolare l'abbinamento, come preferisci, l'abbinamento bracciale Oyster con la ghiera liscia, sai perché? Perché vedi, la ghiera liscia è lucida da luce. Il bracciale Oyster, da questa serie in avanti, cioè la 116 e la 126, ha la parte centrale lucida, a differenza della serie precedente, la 5 cifre, la 16, che aveva, era tutto satinato, te lo ricordi, vero? Bene, però. Ora, visto che sono un po' fissato con gli abbinamenti, accostamenti, le cose, bim 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 bam, avere satinato lucido sulla cassa, e sul bracciale mi sembra una cosa intelligente. Tant'è che io dico sempre, la ghiera in oro bianco per me si sposa bene col bracciale Jubilee, la ghiera in liscia si sposa bene col bracciale Oyster. Ok? Questo ha proprio questo abbinamento che per me è uno dei top e che tra le altre cose dà una connotazione, a mio avviso, un pochettino più sportiva, perché il bracciale Oyster sembra un pochettino più sportivo rispetto al Jubilee. Jubilee dà quell'idea di un po' più eleganza, un po' più ricchezza, un po' più complessità. Ok? Però, attenzione signori, questa idea mia voi potete chiamare e comunicare a Franco Nino, di a Giulio che non capisce un tubo, perché invece secondo me è così, così, così. E a me piace il dialogo, piace il confronto. Va bene? Oh, il prezzo tu lo ce l'hai, il prezzo io l'ho detto, sottovoce, perché... Bah, ed è pagabile con 150 euro mensili. Pensa un po'. Tu, come dicevano una volta amici miei a Roma, una piotta e mezza mette a posto tutto. Pensa un po'. Beh. Facciamo vedere l'ultimo di questa carrellata iniziale, che è diventata una carrellata lunga, perché, e tu c'hai ragione, qui nel frattempo continuano tutti. E gli hai dato una stretta di mano energica da parte mia? Eh? Perché, insomma, io ci tengo agli amici a salutare. Ti voglio dire, Eberhard Chrono 4. Questa è l'ultima versione, quello che fanno Panda e Reverse Panda, perché danno il contrasto nero-bianco, nero nel quadrante, bianco nei contatori. Momento, un attimo, mi faccia orare, l'oratore deve orare, esatto, ah, la particolarità del quadrante ore 12, fanciullo, dove, come in questo caso, quando segna il doppio giorno, la lancetta cronografica divide in due la data, e la trovo una cosa simpatica, a me piace, è un dettaglio di quelli che mi piacciono molto. Ora, caro il mio Gigino, questo orologino qui, che ormai è nei miti della storia orologiera, perché è uno dei must assoluti, è il grande classico 40 mm.
nuovo anche questo di pacca, referenza 31041 California Ancona, da 5.020 di listino, segna cucciolo, 5.020, viene maltrattato il prezzo, viene martoriato, viene massacrato, viene umiliato a 3.999 euro, da 5.020 a 3.999 euro. Tu pensa un attimino cosa succede a questo orologino qui, da 5.020 a 3.999 euro, e tu hai uno sconto sull'orologio nuovo di PAC, su uno dei must cult del mondo dell'orologeria, su un orologio che poi a parte di tutto è bello, a parte tutto, questa è anche la versione braccialata. Aspetta un attimo, fai vedere un pochettino come è bella e complessa la maglia di questo bracciale. Ha 5 elementi, ha 5 elementi, con contrapposizione di satinato e lucido. Te capì? Sulla fibbia deplo a scomparsa comunque c'è il logo, lo scudo con la E di Eberhard & Co. Signori, orologio che a me gusta particolarmente, ma uno dice, ma a te, per carità, poi se gusta a me o meno può anche essere relativo, il concetto è che gusta gran parte del mondo, e questo invece è una cosa importante, perché poi ne dà una rivendibilità, perché poi dà una possibilità di sapere di aver speso bene i suoi soldi, perché giusto, voglio esservi chiari, le versioni vecchie di questo orologio, ok, sempre 40 mm, voi in giro, secondo polso, usati, e poi da vedere anche le condizioni, ma secondo polso, chiudiamola lì, li trovate magari con 10 anni di vita, 15 anni di vita, 20 anni di vita, roba del genere, li trovate tra i 3.200 e i 3.500 euro. Ora, con 490 euro in più, ok, con solo 490 euro in più, voi comprate il nuovo di pacca. Voi comprate la versione braccialata, non la versione cinturinata, voi comprate il nuovo calibro, voi comprate la nuova referenza, voi comprate un orologio perfetto, anzi, non perfetto, nuovo. Ci sei, no? Beh, questo è una di quelle cose, ma come quando uno dice, ma scusa, ma io che ho sole, ma come mai vendete tutti questi orologi? Io non capisco, come mai, signore, i segreti stanno un po' a zero. 17 anni di lavoro sulle spalle, 37.000 rotti orologi venduti, c'è gente tipo quell'omino lì che risponde al telefono che sta con me da così tanti anni che ormai non mi ricordo quando ero un uomo libero prima di questa galera, succede che poi metti insieme tutti questi fattori, nel frattempo posso dire che non siamo pirla. Ecco, è una notizia fenomenale, non siamo più. Quindi a forza di anni, 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 compra, 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 vendi, 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 inizia a stringere dei rapporti con i clienti, inizia a stringere rapporti veri con i fornitori e qualcuno alla fine di tanti anni, anni, tanti compra, compra, vendi, 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 qualcuno ti vuole bene. E allora ti danno la possibilità di avere un orologio come questo, a un prezzo come questo, ti danno la possibilità di avere il Dejust di prima, ti danno la possibilità di avere quel Tudor Black Bay 58 blu a 3.630 euro, ti danno queste possibilità. Full sticker, attenzione, a te che non lo sai, full sticker, bravo. Capito? Allora ti danno queste possibilità e uno poi dice, ah però allora vale la pena vendere, allora vale la pena comprare, allora vale la pena fidarsi, allora vale la pena, ok? Questo è, punto. Detto ciò, torna sull'orologino. Tanti complimenti, un saluto anche dall'amico Claudio. Grazie Claudio, è sempre un vero piacere, una stretta di mano energica di quelle da uomo. Oh, sei con un fermo qui, amore? Puoi? Grazie, grazie, veramente gentile. Che così adesso io vi voglio parlare anche di qualcos'altro, perché vi vedo sempre abbastanza timidi nel ragionamento quotidiano. Non capisco il motivo, io sono qui a vostra completa disposizione. Se voi avete una domanda, un qualcosa, voi mi chiedete, mi fate, mi brigate e io sono qui per voi. Detto ciò, mi piacerebbe parlarvi, per esempio, perché così, io
alcuni degli orologi più hot, come dicono adesso tutti quelli del momento. Si vede bene? Fallo vedere. Se si vede bene, fallo vedere. Non avere mai segreti, cose. Fallo vedere. Guarda. Sai cos'è questo? È il 126-610 LV di Rolex, referenza Submariner Date, ghiera verde 41 mm ceramica. Attenzione, attenzione, cosiddetto per gli amici della toponomastica. Certo, esatto. Cosiddetto Starbucks. Starbucks. Signori, non è uno degli orologi più caldi sul mercato in questo momento? Non è uno degli orologi più richiesti in assoluto? Bene, è disponibile qui da Chiosone Luxury Watches. L'orologio in questione è un 2020 full set, ovvero completo di tutto, scatola, garanzia, libricini, quello che voi volete, c'è. Ma, perché comprarlo da Chiosone Luxury Watches? Perché abbiamo fatto 7 controlli di qualità, perché l'abbiamo revisionato, perché abbiamo cambiato le guarnizioni, perché vi diamo il test di cronocomparatore e la prova di impermeabilità a 10 bar, perché vi certifichiamo in tutti i suoi aspetti la perfezione di questo orologio, perché voi non troverete un graffio, perché voi non troverete un difetto, perché voi non troverete un problema su questo orologio. E perché noi non ci accontentiamo di tutto ciò, perché ve lo diamo a 15.995 euro, che è un caffè meno di 16.000. E quindi fatevi voi una bella ricerchina, ma è sicuramente il prezzo più basso che voi possiate trovare. Perché ovviamente vi diamo anche la decisa provenienza, perché abbiamo appunto 17 anni di storia, perché se volete ci venite a trovare in negozio, siamo in pieno centro a Bari e ci stringiamo la mano, ci diamo un abbraccio a seconda del... ci andiamo a prendere un caffè e vediamo dal vivo l'orologio, se siete più lontani e non volete venire fino a qui ve lo spediamo, ed è compreso nel prezzo, perché se volete pagarlo comodamente è compreso nel prezzo. Ok, tutta l'intermediazione che fanno i miei ragazzi, perché cerchiamo di stare attenti a ogni virgola, perché vi diamo 2 anni di garanzia rinnovabile a 4, perché vi diamo fattura fiscale, perché se avete bisogno di fare l'assicurazione siamo già atti a darvi tutta la documentazione che l'assicurazione vi potrà richiedere per una copertura anche di questo prezioso nella vostra collezione, perché cerchiamo tutti i giorni di imparare qualcosa e di darvi un servizio migliore, ok? Nella vita si può sempre migliorare, ne facciamo già abbastanza di cose, devo essere sincero, ma nella vita si può sempre migliorare, noi abbiamo voglia di migliorarci. 15.995 euro, oggi per te, Rolex Submariner Date, Starbucks, ghiera verde, in condizioni pari, nuovo, non nuovo, ma pari nuovo, 2020 full set, 15.995 euro. Chiama, parla con uno dei miei fanciulli, dai i tuoi dati, penseranno a tutto loro, massima comodità, massimo comfort, massima sicurezza, massima privacy. Vedi un po' tu. Ma non basta. Eh no. Perché non è mica l'unica referenza calda sul mercato, c'è anche altro. Perché metti che tu non sei uno di quelli che va per i sub, e allora per cosa vai? Ma forse vai per un GMT. E io ce l'ho col bracciale Jubilee, proprio come piace a te. Ce l'ho con la ghiera bleu et noir, cosiddetto Batman. Ma per quelli più precisini, visto che è il bracciale Jubilee, Batgirl, ad ogni buon conto, chiamalo come meglio lo vuoi appellare, anche lui è perfetto. Stai molto attento, Francolino, stai molto attento. 126-710 BLNR, anche lui 2020, anche lui full set, lui però è 40 mm, non 41, ma la ghiera ceramica anche lui.
anche lui ha il prezzo più basso di sempre, 16.595 euro. I servizi ovviamente e le condizioni ovviamente sono gli stessi di quelli elencati poc'anzi, le garanzie sono le stesse, le certificazioni sono le stesse, l'azienda è la stessa, il modo di lavorare è lo stesso. Scegli il modello che più ti piace, a differenza anche piccola a livello economico, perché parli di 15.995 euro se vuoi lo Starbucks, o mi parli di 16.595 euro se mi parli del GMT Master 2. In entrambi i casi, a seconda che ti piaccia più la Porsche o più la Ferrari, vai a mettere il piacere su una fuoriserie esagerata. Dico bene? Oh. Giulio, scusami. Allora, intanto un saluto dall'amico Stefano da Genova. E per l'amico... Una bella stretta di mano all'amico Stefano, grazie. Dovresti ripresentare il Tudor. Sì, con molto piacere. Il Tudor, il Black Bay 58 Blu. Vieni qua. Vieni qua, vieni qua, che poi devo finire il discorso sui miei due capolavori. Vieni qua. Black Bay 58. Nuovo di pacca. 39 mm. QR code full stickers. 2023, garanzia recentissima. Attenzione, 3.630 euro. Attenzione, perché quando vai nel concessionario non te lo dà. Quando vai nel concessionario ti dice che non ce l'ha. Che se ce l'ha in vetrina è solo per esposizione, che se ce l'ha in vetrina è quello promesso a un'altra persona, che devi comprare altro per averlo. Insomma, le tarantelle voi anche conoscete. Voi lo sapete, non ve lo devo raccontare io, no? 3.630 euro. Questo orologino qui, già portato a casa vostra, a gratis. Nostra cura, nostre spese, nostra assicurazione, nostro tutto. E beh, direi, eh. E direi. Boh, lasciamo qualche istante di preparazione per l'amico che mi ha fatto richiesta. Torna sui due Rolex. Una cara stretta di mano anche all'amico, grazie. Bella energica da uomo, Non fare bambino. Allora. Uno che passeggiava di là. Che è stato preso da un'orecchia e ha detto vieni qua a sederti. Che chi mi ha preso l'orecchia mi ha detto che c'aveva da fare oggi. È andato un attimino e mi sembrava evidente. Non se n'era accorto lei? E allora, lo sai, come dicevano quando ero piccolo, signori, io non so voi, grazie, ma io sono cresciuto in degli anni in cui esisteva ancora il bullismo, non che oggi non esiste più, attenzione, ma all'epoca non se ne parlava e il fatto che non se ne parlasse vuol dire che era un pochettino più radicato, un pochettino più. E quando magari bisticciavi... tra ragazzini, tra bambini, così, c'era un'espressione di quelle che all'inizio mi colpiva proprio. Cioè, se tu magari sei bambini, e una lacrimuccia usciva, boh. E c'era sempre quello di a piangere in chiesa, vai là a piangere, che la gente non ti deve vedere, vai lì in chiesa. Ecco, questa è una cosa importante perché... per certi versi siamo diventati un popolo di piagnoni, c'è quello no il lavoro va male, non ci sono soldi. Ora, fatta eccezione per coloro che realmente vivono dei problemi oggettivamente seri, e lì alzo le mani e anzi mi spiace molto. Ma in molti casi, signori, bisogna soltanto aver voglia di rimboccarsi le maniche e darsi da fare, ok? E avere anche quel filo di umiltà di dire, vabbè, se non va così è perché c'è qualche problema, devo cambiare strada, devo fare un giro diverso. Ma insomma, io devo arrivare lì, io ci arrivo.
Poi, questa strada che sto percorrendo non mi ci porta, trovo un'altra stradina per arrivarci, ok? Certo, sarà più faticoso perché la strada che ho iniziato devo tornare indietro, quindi ho buttato via l'energia per andare avanti, butto via quella per tornare indietro e devo ricominciare da capo. Sicuramente è più faticoso, per carità, e non fa piacere a nessuno, ma fa parte della vita, è qualcosa che va fatto. Quindi non piangersi addosso e agire. E così funziona anche per gli orologi. Non vi dovete piangere addosso se avete perso l'orologio 5 anni fa che costava la metà o anche meno di oggi, ma dovete agire a comprarlo oggi perché dovete pensare la verità che tra 5 anni costerà il doppio di quello di oggi. E quindi A, risparmiate i soldi comprato tra 5 anni quando secondo voi tra 5 anni il sole splenderà e ci avremo tutti un sacco di soldini in tasca, anche perché non succede. Oddio, io mi auguro che succeda a voi, ma non è che tutto il mondo tra 5 anni siamo tutti ricchi. No, perché ci sarà poi sempre gente come il mio Franco il Nero che tutti i giorni sempre, tutti i giorni, preciso. Preciso. Però. Ma perché lui usa i ventagli, lui fa così, mette tutti i fogli di carta e fa così e fa i ventagli. E lui poi dice che sono tutte le rate di che deve pagare, cose, e fa il pianto greco. E vabbè, è un'altra commedia satirica. Allora, detto ciò, la cosa fondamentale è approfittare del momento giusto quando si è in grado di capire che è il momento giusto. E il difficile lì è capire quando è il momento giusto. Perché il segreto di tutto questo discorso, senza che facciamo troppi giri pindalici, è proprio capire il momento giusto. Allora, il momento giusto, per esempio, su questi due, fai vedere gli orologi, potrebbe oggettivamente essere oggi. A, perché sono disponibili. Perché se mi chiami stasera, domani, in un altro momento, può darsi che ti dica, no, mi dispiace, abbiamo già dato un'altra persona. Quindi A, sono disponibili. Ed è già un momento giusto. B, gli orologi sono perfetti. Perfetti di condizioni, perfetti di certificazioni, perfetti di set, di corredo, perfetti di epoca, sono 2020, sono in garanzia Rolex fino al 2025, più c'è la nostra garanzia. Perfetti. Ok. C, e c'è sempre un C, ricordatelo Franco. Hanno il prezzo a chiappo, Franco. Hanno il prezzo valido. Dillo anche ai tuoi colleghi, dillo ad Aldo, dillo a Manuele, dillo a tutti. Hanno il prezzo valido. Qual è il prezzo valido, Franco? 15.995 euro. No, scusa, per questo, per lo Starbucks. E 16.595 euro per il Butker, per il GMT. Saluti dalla signora Natalia da Caltanissetta. Un abbraccio, signora cara, un abbraccio. E mi saluti tutta la Sicilia, la prego. Hai capito? Questo è il prezzo giusto. Però, sai Franco cosa succede? Succede che c'è qualcuno che dice, ma sai che io non voglio né sub né GMT, esiste? E allora Chiossone cosa fa in quel caso? Non lo so, cosa fa? Vieni un po' qua, vediamo cosa fa Chiossone. Guarda cosa fa! Guarda! Tu guarda bene, che poi lo capisci cosa fa Chiossone. Chiossone ti dice, se non ti piace il sub, se non ti piace il GMT, ma allora probabilmente ti piacerà il Daytona. E cosa mi dai? Cosa mi dai di Daytona? Ma io ti do un bel acciaio da investimento, referenza 116-520 fuori produzione in condizioni esagerate, già Chromalight quadrante APH staccato, stai attento te, full set 2013, attento 26.330 euro, attento ti prego 26.330 euro, ti voglio dire soltanto che se perdi un'occasione del genere, poi Daytona APH staccato Chromalight in condizioni di pari nuovo, con tutto il full set, con tutte le certificazioni, con tutte le garanzie del caso,
non so quando li troverai di nuovo, ma soprattutto non so a quante migliaia di euro in più li troverai nuovamente. Stai attento, perché oggi ti ho già fatto una triade importantissima, perché oggi ti ho fatto una piccola selection su Mariner, GMT, Daytona. Ti ho messo i tre most wanted di casa Rolex, ti ho messo i tre pezzi più interessanti, ti ho messo i tre pezzi più clamorosi e ti voglio dire, occhio al prezzo, occhio al prezzo, perché qui parli di cose importanti. Qui parli di orologi perfetti, garantiti, a prezzo iperconcorrenziale, iperconcorrenziale. Attenzione. Ma, pensandoci bene, e scusa, come funziona? Se a uno non gli piace il Sub e non gli piace il GMT e casualmente non gli piace anche il Daytona, ma allora cosa gli piacerà mai? Ce l'hai la risposta? Guarda, non ne azzecca una, oh, te lo dico io, non ti preoccupare, stai tranquillo. Guarda qua Gianni. E allora sarei uno classico, ti piace il The Just? Caro mio. E come te lo do? Come te lo do? Te lo do nella versione più elegante di sempre, bianco indici a barre, con il bracciale Jubilee, con la ghiera in oro bianco. Ti ricordi il discorso che ti ho fatto prima degli abbinamenti, vero? Bravo. Che poi sai da dove l'ho imparato io quel discorso? Proprio dal Daytona di prima. Daytona di prima ha la ghiera lucida e il bracciale satinato e lucido. Quindi cassa satinata lucida, bracciale satinato lucido. Quel concetto che ti facevo su quell'altro dei Just 36 mm. Perché quell'altro? Perché questo è 41 mm, caro mio. Questo è quello grande, da uomo. Che poi, oh, se lo indosso una donna, a me piace su una donna. Però, nasce. 2017, scatola, garanzia, insomma, già completo di tutto, 11.895 euro. 11.895 euro. E allora, Gianni, fatti una veloce carrellata a destra e a sinistra, cerchiamo di capire un attimino, perché qui vi ho dato la panoramica di quelli che possono essere i gusti. Poi, oh, attenzione, io di Rolex ne ho un'altra caterba e mezza. Se voi mi chiamate e mi chiedete, io sono qui per farvi vedere. Non c'è problema, anzi è solo piacere. Stiamo un attimino attenti. Gianni, falli vedere bene nei dettagli, fai vedere che sono perfetti. Allora, fermati qua per favore, amico mio, perché adesso voglio chiudere parzialmente per il momento l'argomento Rolex facendovi vedere un'altra bombetta di quelle belle, di quelle interessanti, delle new entry, ma soprattutto di quelle a super prezzo. Stai attento, ti prego. Vieni Gianni. Scopri, rivela il segreto ai nostri amici. GMT Master 2, 126.713, GRNR, che sta per grigio-nero, perché la lunetta è nera
e la metà sotto è grigia. Nuovo di pacca, 2023 ovviamente, nuovo di pacca, ma guarda come mi piace, questo è bellissimo. Questo è un orologio che i grandi collezionisti, se tu vai anche sui forum, richiedevano a casa madre da qualche anno, da un po' di anni, e finalmente Maison l'ha realizzato. Ora facciamo così, io qui non te lo dico il prezzo, perché visto che so di poterti dare un prezzo esagerato, no, lo stavo guardando perché mi piace da morire. Poi volevo fare i complimenti a chi di voi ha messo queste plastiche, è stato, mamma mia, bravo, vieni, vieni a vederle, un lavoro. Allora, dicevo, io il prezzo non ve lo dico, tanto l'orologio è nuovo, non c'è molto da discutere, aspetta un attimo. Poi fammi un fermo, Gianni. Il prezzo, chiamatelo 080-697-7150 e... E vedi, tutto bello, vedi com'è aderente qua, fa la V precisa e questo è rimasto fantastico, esagerato, è un colpo di genio esagerato, perché così ha trovato la maniera proprio di fare bene. Allora, stavo dicendo, scusami tesoro, che sennò mi distraggono qua i ragazzi, chiamatelo 080-697, no, grazie, 697-7150, parlate con uno dei fanciulli, vi dicono il prezzo, un prezzo riservato a un'operazione rapidità, a un'operazione forza, a un'operazione per chi non c'ha voglia di stare lì a raccontarsela, ma vuole agire e vuole portare a casa un orologio nuovo di pacca, modello nuovo di quest'anno. E, insomma, io penso che sia uno di quegli orologi che serve. Va bene? Boh. Adesso facciamo una chiusura di pratica Rolex. Ci sei? Sei frizzato? Bene. E aspetta un attimo, qui devo sistemare un pochettino il sistema perché hanno fatto un'operazione di quelle, sai, come al solito. Bene. Tutto perfetto. Allora, dimmi se è visibile, perché così posso iniziare a parlare con gli amici di qualcosa di estremamente interessante. Ci sei? Vai, svela la sorpresa, amici. Attenzione. Lorenz, doppia iniezione. No, stavo leggendo l'offerta. Bella, là. Nuovi di pacco, ovviamente. Abbiamo disponibile la versione blu e la versione verde. Voi lo sapete, noi siamo concessionari, io sono particolarmente amico anche con il proprietario di Maison, una persona squisita tra le altre cose. Vi voglio dire che gli orologi costano 299 euro cada uno e voi lo sapete che non c'è una lira di... perché sono automatici tra le altre cose. E quindi, insomma, va bene così, il prezzo è già, la spedizione è compresa, il prezzo è già... ritoccato a ribasso per farvi felici, però come operazione veramente simpatia abbiamo stabilito che per chi volesse fare la doppia iniezione, ok, e prendere sia la versione blu che la versione verde, quindi comprarne due anziché uno, al posto di 598 euro, sì, 598 euro, dico bene? Perché 299 fa 598, dico? Beh, noi ve li mandiamo a casa, sempre tutto compreso, sempre tutto a posto, al prezzo di 500 euro. Al prezzo di 500 euro. Dove è andato quel ragazzo lì? Non ho capito, scusi. 500 euro la coppia, ma cosa ne non senti? Dove è andato quel ragazzo lì? Me lo racconti un attimino. Chi quel ragazzo lì? No, è lui, volevo capire. Dove è andato? Lo vedo che si mette, si toglie il copriabiti. Sembra arrivato l'inverno quel ragazzo lì. Ma.
quale, scusi? Rolesium? Ah. Mentre invece quell'altra operazione sul blu? Sta pensando tra quale e rubio. Ah, bene, 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 fantastico. Amico mio, gli orologi, allora, gli orologi per la precisione sono 42 mm, ti ho detto già che sono automatici. Se tu tocchi il cinturino e senti la gomma, la qualità, poi ti rendi conto di cosa stiamo parlando, di una delle maison italiane più importanti di sempre. Maison storica, mi pare che sono 88-89 anni che producono orologi, non due giorni, 88-89, adesso non ricordo con precisione, ma perché non mi ricordo se è inizio dell'anno prossimo, inizio 2025 che fanno, ci sono tutte le celebrazioni per il 90° anniversario di Maison, capisci? Non mi ricordo, però voglio dire, perché sono già stato preallertato per gli inviti, perché sarà una grande festa, una cosa bellissima. 500 euro per la coppia, tu prendi il verde, prendi il blu, a posto di pagare 598, paghi 500, se vuoi solo il verde o se vuoi solo il blu, 299 euro, prezzo da stringere ora, chiaro? Da prendere adesso, giusto per 42 mm automatici, nuove di pacca, noi siamo concessionari, ti diamo la garanzia e tutto quanto, per qualunque cosa ti potrai rivolgere se dovessi mai avere problemi, ma questi sono orologi iper affidabili, iper sicuri. Confermate una coppia dal signor Davide. Grazie mille, grazie davvero, complimenti e prego di al gentile amico di farmi sapere, dopo che li avrà ricevuti a casa, se realmente la qualità di questi orologi, anche al tatto, banalmente al tatto, è ottima, come dico io, o no. Lo prego, ok? Grazie. Dicevo, parli di Lorenz automatici, sono subacquei evidentemente, fai vedere un po', entra, leggiamo insieme cosa dice il quadrante, leggiamo insieme. Sì, io con il fare negli occhi faccio anche fatica. Sono 10 atmosfere, quindi i famosi 100 metri o 330 piedi che dir si voglia. Water resistant, automatic. In rosso che c'è scritto? Professional, giusto? Sì, scusa. No, io con il fare negli occhi il rosso risalta meno quando lo vedo al monitor, ti chiedo scusa. Poi la gioventù che avanza mi aiuta anche con una vista sempre più da falco, lo sai? Scusi, c'è il signor Emanuele in giro? Signor Emanuele, bisogna fare un salto dall'amico Gaetano perché c'è qualcosa per noi. Sarà un maritozzo alla panna. Se va prima che... perché oggi è venerdì, sa. Giulio, scusami, è una coppia blu e in conferma? No, 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 no. Come una coppia blu? La promozione è uno verde o uno blu? Scusi, abbia pazienza. Uno verde, uno blu. Va bene? Perché noi, l'idea, signori, è quella di dare la possibilità di fare un cambio. L'idea è quella di dire un giorno metto un orologio, un giorno metto l'altro. Tu ne prendi due blu, cosa cambi, scusa? Cosa cambi? O sei amico di Franco che dici no, lo cambio lo stesso perché lui è tutto particolare. C'ha tutte le idee strane, o in alternativa non cambi nulla. Ok. Allora è un incentivo per dare sempre un motivo in più a voi, fruitori, voi utilizzatori di queste macchine dal tempo fantastiche, per ok? Ma se non li provi nelle varie versioni, non ha senso. Perdonami, io te ne voglio smontare uno perché ti voglio far vedere una cosa bellissima. Vieni Gianni, ti prego. Guarda il fondello, guarda col tartarughino, perché può andare in acqua, guarda l'interno del cinturino, tutto logato, ma io vorrei far sentire la morbidezza, la bellezza di questo, eh? Bello, 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 il tartarughino, tutto a rilievo. Guarda che i minimi dettagli, guarda le finiture, guarda. I minimi dettagli sono esagerati. I minimi dettagli, guarda che bello.
confermata un'altra coppia. Grazie. E un saluto dal signor Luigi da Palermo. Signor Luigi, un abbraccio, anzi no, una stretta di mano forte. Guarda che cosa, guarda la corona allogata, eh? La ghiera, Franco, la ghiera è ceramica, la ghiera è ceramica. Signori, non confondete prezzo basso con qualità bassa, perché qui è vero il contrario, ovvero prezzo basso, qualità alta. Stiamo attenti, prezzo basso, qualità alta. Lorenz, Lorenz, che questo nome vi entri nelle orecchie, che questo nome vi dia la possibilità di iniziare a conoscere, se già non lo conoscete, se casualmente, banalmente già non lo conoscete, quello che vuol dire qualità, quello che vuol dire un'azienda italiana, un'azienda solida italiana che lavora bene, che lavora molto bene, ok? Ricordiamo, scusami, sì, Giulio, che per la coppia è possibile pagare con 32 euro per 18 mesi. Esatto, tra le altre cose, tra le altre cose, così. Sai cosa non ho fatto vedere? Scusami. Vieni qui. Anche il cinturino è logato. Lo vedi qua? Si vede? Tu che sei a casa, Franco, si vede? È al telefono, starà vendendo 200 orologi. Signori, questa è cura del dettaglio, ma una cura maniacale, perché giustamente gli orologi poi così funziona, cioè bisogna necessariamente, amici miei, per fare un prodotto valido, per fare un prodotto vero, per fare qualcosa che è, devi essere così. E io vi dico che ormai ho una discreta amicizia con tutta l'equipe, tutti coloro che lavorano in azienda da Rolex. Sono un gruppo bellissimo, sono un'altra azienda di quelle, perché a volte quando vai a scegliere le aziende, le vai a scegliere anche per le persone, per l'ambiente che respiri quando entri nelle sedi, cioè è importante, signori, è molto importante. E io vi garantisco che da Lorenz la qualità è nella, tu entri e inizi a respirare proprio un'area di positività, di qualità, di voglia di fare, di attenzione, incredibile. Sono delle persone gentilissime. Veramente, no, vi consiglio, assolutamente sì, loro sono in centro a Milano, in pieno centro a Milano. No, non fanno vendita al pubblico, no. Sì, ovvio, no, allora attenzione, scusa Gianni, attenzione, scusate, io voglio essere chiaro. Allora, noi abbiamo preso una partita importante di questi orologi e ovviamente possiamo servire tutti quanti voi finché c'è merce disponibile nelle nostre casseforti, ok? Ce ne sono un pochettino, ma non esageriamo, ok? Beh, oh, anche perché sai, a due alla volta van via con il doppio della velocità. E allora, però, arriveranno i riordini. Ma vi dico già che i riordini non arrivano prima del 2024. Quindi è vero che uno dice, vabbè, ma è in produzione. Beh, hai ragione, tu hai ragione. Però, sappi che se tu lo perdi ora, prima del 2024, e nessuno mi garantisce o ti garantisce di riavere la possibilità di avere uno sconto così forte. Da 598 euro passi a 500 euro. Cioè, prendi un'accetta e tagli il prezzo, ok? È un qualcosa che, perché sai, adesso è venuta fuori questa idea, questa cosa. Abbiamo fatto questo accordo con la proprietà e casa madre ci ha concesso. Va bene, vai, fai briga. Disperdi un po' nelle case italiane un po' di prodotto. Va bene.
Ma non è detto che sul riassortimento non è detto. Io dico non è detto, voglio essere sincero. Vi dico non è detto perché? Perché io sicuramente, dato il grande successo e riscontro che stiamo avendo, io sicuramente mi metterò lì e dirò: ma dai, però premiamo gli amici, i nostri clienti, CHLW. È ovvio che lo faccio, è ovvio. Però, signori, ma dall'altra parte la gente dice: ma noi non vogliamo guadagnare di meno. Noi già siamo stretti, perché 2,99 per un oggi automatico di questa qualità è un prezzo piccolo, 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 piccolo. E hanno ragione perché è vero. E hanno ragione perché è vero. E allora andare a dire: no, stringi ancora la cinghia, vai, dai, non ti preoccupare. E non è facile. Io voglio essere sincero, non è facile. Quindi, se tu pensi di voler approfittare 42 mm automatici veri, se tu pensi di voler approfittare di questa occasione, di questo prezzo molto, molto asciugato, ok, molto ristretto, messo bello sotto vuoto, fatto piccolino, piccolino, con tutte le garanzie, col prodotto nuovo, con la consegna gratuita a casa tua, se tu pensi davvero di dire: ah, allora è il giorno giusto, e secondo me dovresti anche pensarlo, perché insomma, a meno che dici: no, a me non piace quell'orologio lì, mi piace l'altro, allora alzo le mani. Ma in alternativa, visto che l'orologio è molto bello e a tanta gente piace, credo proprio che, e allora... tu in quel caso cos'è che vuoi fare? Fai quello che ne approfitta, fai quello che dice: ora è il momento, ora con soli 5. Tra le altre cose, mi pare che diceva lì dallo studio che i 500 euro sono anche frazionabili volendo. Anche lì abbiamo lavorato con la finanziaria per trovare l'aggiusto per farvi pagare a poco al mese. Cioè, la comodità sulla comodità sulla comodità, sul prezzo valido, sulla qualità, cioè... Ah, beata innocenza, signori, è vero? Beata spontaneità e beata giovinezza, per chi può. Vabbè, 500 euro, falli vedere, dai, la coppia 500 euro. Oggi ci sono, domani non so, tra una settimana sicuramente no. Oggi ci sono, domani non so, tra una settimana sicuramente no. Ora è il momento giusto. Considera che se fai il finanziamento, giusto per essere chiari, la prima rata, adesso siamo al 15, dico bene? 15, la paghi a fine ottobre, così in allegria. Ti piace? A fine ottobre, che ti dimentichi anche, ce li hai già al polso da oltre un mese, te li sei già goduti alla grande, e poi stavi qua per dire: oh no, aspetta che vado a pagare la prima rata. Ma no, non ti devi ricordare, ti facciamo anche il RID, se mi pare che c'è anche l'opzione volendo. Sì, così vado, quei pochi euro al giorno, al mese, ti arriva direttamente sul conto, non c'hai problemi, non c'hai pensieri, non c'hai nulla. Perché? Perché la piccola grande famiglia Chiossone pensa a tutto quello che può renderti il tuo acquisto più semplice, più facile, più felice. Okay? Perché noi vogliamo che voi siate orgogliosi, orgogliosi di farvi servire. Noi siamo qui per servirvi. Ok? Bene. Buonasera. Tutto molto bene. Allora, signori, scusate, dammi un attimo la linea, per favore. Io vorrei anche muovermi, andare a farvi vedere altro, ma... qui c'è una confusione incredibile e non so neanche quanti ne hanno già assegnati, onestamente, perché sono tutti così impegnati che non si può parlare neanche con loro. Io provo ogni tanto, quando non sono inquadrato, a fare: scusa, ma non... E questo vi devo dire grazie, questo vi devo dire grazie davvero. State approfittando di un'occasione incredibile, di un qualcosa che evidentemente non ha precedenti. 500 euro per due orologi automatici di Maison Rolex, Lorenz, scusate, nuovi, okay, di grande qualità, con il servizio all inclusive, nuovo, portato a casa tua, spedito, tutto a posto, okay. E se vuoi li paghi anche poco al mese, cioè siamo nella fase migliore del meglio, okay.
è proprio il top del top del top. Detto questo, signori miei, io cosa vi posso dire se non evviva evviva Lorenz, evviva evviva che sono Luxury Watches che riescono a darvi queste circostanze. Se avete qualche altra informazione di quello, io so che non posso muovermi da questa immagine perché tanti di voi sono al telefono e stanno, non so quanti ne abbiamo ancora disponibili, non so ovviamente quanti ne siano stati confermati, ma dal numero di telefonate, dal numero di persone che stanno parlando con voi, posso dire tanti al momento, sicuramente tanti. Facciamo rivedere un attimo gli orologi e grazie ancora, cosa dire, grazie ancora. E in conferma un'altra coppia dal signor Giulio. Tesoro, grazie, è una cara stretta di mano bella energica anche al signor Giulio, grazie davvero. Poi mi dite voi un attimino quando si sarà un pochettino calmata la situazione, perché vedo che c'è una fantastica, splendida confusione, mi dite voi quando posso iniziare a presentare qualcos'altro, perché ragazzi miei. No, ma sai, attenzione, noi lo facciamo anche apposta, nel senso che quando vengono fuori queste offerte provocatorie, quando vengono fuori queste situazioni così vantaggiose, commercialmente straordinarie, bisogna essere sinceri, uno lo fa, parlo a livello aziendale, perché Chiosone Luxury Watches insieme a Lorenz hanno deciso di fare questa operazione? Perché è un premio che si dà alla gente, è un premio che si dà agli affezionados, è un premio che si dà a chi vuole portare ancora più lustro a questo grande e prestigioso marchio. È un premio che si dà a una situazione commerciale che per forza di cose però deve essere momentanea, cioè non può durare per sempre, non ci può essere su tutta la produzione, è normale che su una piccola partita puoi fare un sacrificio economico così rilevante, così importante, non lo puoi fare su tutto. Okay, ed è un sacrificio che abbiamo fatto insieme un po' la Lorenz, un po' noi di Chiosone Luxury Watches, quindi il vostro risparmio realmente è una bella stretta che ci siamo dati al cinturone, un po' in parte loro e in parte noi, anche perché da una parte soltanto non sarebbe mai stato possibile, devo essere sincero, per ottenere un risultato così, cioè risparmiare quei 100 euro, signori, è un sacrificio grosso. Allora, diviso metà e metà, è un sacrificio importante, ma è ancora fattibile. Ok, ma se avesse fatto un'azienda sola, insomma, lavoravi gratis, ecco, giusto per essere chiari. Allora, così, ancora. Vabbè, lo fai su un numero limitato di pezzi, lo fai per farti anche pubblicità commerciale, perché devo essere sincero, noi con questa operazione prendiamo tanti clienti nuovi e questo è un gran bene, perché c'è tanta gente che giustamente ancora non ha mai comprato a noi e vuole approfittare di questa situazione, vuole approfittare di un'offerta così scioccante da un punto di vista economico su un prodotto molto valido, ecco, va bene, ci sta tutto, voglio dire, d'altronde ribadisco, commercialmente si fa anche e volendo soprattutto per questo. Ora, tesoro mio, vogliamo dare un time out a questo discorso? No, purtroppo è impegnato al telefono, non riesco, guardate. Signori, grazie per tutte le telefonate, perché siete... Lo so. Allora, facciamo così. Signori, un attimo, perdonatemi, dammi un attimo la linea. Signori, interrompiamo un attimino la vendita di questo, perché i ragazzi sono sovraccaricati di lavoro e devono andare un attimino a controllare le disponibilità, a verificare praticamente in cassaforte poi quante ne rimangono, perché ribadisco, non vorremmo correre il rischio di venderne più di quelli, anche perché uno, tu mi prendi la prenotazione ma io poi te lo devo consegnare l'anno prossimo, numero uno, numero due, non so se l'anno prossimo con il prossimo arrivo ti posso dare questo prezzo, cioè, allora, al momento devo chiudere un attimino queste prenotazioni, almeno sospendiamo momentaneamente, poi la riprendiamo se c'è ancora disponibilità, promesso, la riprendiamo, ma grazie. Allora, torno un attimo lì che io intanto faccio vedere qualcos'altro, voglio un po' dilettarmi con qualcos'altro. Dimmi se si vede bene, Gianni, perché, caro mio, ma perché sono i ragazzi, sono al primo giorno. Va bene? Fai vedere, se no non capisco. Ma
Eh no, non va bene. Adesso è bianco, albino. Ma non sai che non migliora molto? Io abbasso, ma... lo devo tenere. Vabbè, dai, ok. Scusa Gianni. Scusa, ho approfittato per bere un goccio d'acqua che, sapete, ogni tanto si secca tutto il sistema lì. I tubicini. Allora, Black Bay GMT. Guarda che bello. Nuovo anche lui. Nuovo anche lui. Vai, d'altronde, anche lui è un modello nella versione albino appena presentato. Mi piace particolarmente. Devo essere sincero, mi dà molto, 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 molto gusto così col quadrante bianco. Bello col quadrante nero, ma bianco mi dà molto, molto, molto più gusto ancora. Attenzione, 79-830 RB, stessa referenza al quadrante nero, ovviamente. 41 mm, come tutti i Black Bay, a 4.590 euro. A 4.590 euro. Non male davvero, non male davvero, mamma mia, bello, 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 bello. Voi sapete che, devo esservi sincero, io sono uno di quelli che per tanti anni non ha mai apprezzato particolarmente la lancetta delle ore, la cosiddetta Snowflake di Tudor. La trovavo goffa. Poi un giorno, guardando e riguardando, ho iniziato ad apprezzarla. Innanzitutto per l'originalità, in secondo luogo per la visibilità che dà, perché è importante. In terzo luogo perché, vedete, c'è tanta gente, ma tanta gente, che dice no, Tudor, una brutta copia di Rolex. No, 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 no. Non è vero per niente. Tudor è un'azienda che nasce come la versione economica di Rolex, ma nasce tantissimi anni or sono, decenni e decenni fa, così. Ma ormai già da parecchio tempo, da tanti anni, Tudor vive A, di luce propria, B, con una sua identità molto marcata, molto forte, e non mi venite a dire, ma guarda, stai presentando il GMT. Certo, lo so anch'io che sto presentando il GMT, ma non sarà mica Tudor l'unica che fa il GMT, perché se vuoi ti faccio vedere Longines che fa il GMT, se vuoi ti faccio vedere Omega che fa il GMT, Omega, ci sono degli Omega che richiamano un po' i Rolex? Zenith, ci sono dei Rolex, dei Zenith che richiamano un po' i Rolex? Cioè, attenzione, ma giusto per capirci, ma perché quando guardi la linea, soprattutto di lato, prova a guardare la linea di un Mercedes,
Guardare la linea di un BMW e guardare la linea di un Audi. Oh, sono tre gruppi completamente separati, distaccati e compagnia bella, eh. Beh. Ma vedi proprio così tante differenze? Ma proprio ne vedi... La cosa più evidente sono i gruppi ottici che cambiano, no? Ora, perché? Perché se quella linea piace al grande pubblico, ma tu devi essere mica tanto intelligente che vai a fare una cosa completamente diversa con tutti i rischi. E andare a impostare una produzione su una cosa che poi magari sarà un flop totale e ti bruci tanti dei tuoi soldini, è giusto? Allora, se la linea è quella, poi lascia stare. C'è chi è stato un genio, ma di fatto è un genio, tipo il grande Geragentà, e allora ti ha tirato fuori le linee degli Audemars, allora, cioè, ma è un altro concetto, ok? E comunque non è successo ieri mattina. È vero o no? È vero. Perché scusate, adesso che nessuno mi prenda per matto perché non lo sono, ma gli orologi del momento per i super ricchi, Richard Mille, con la cassa tonnò, ma non c'era stato qualche decennio prima un tale Frank Muller che faceva le casse tonnò? E è vero o non è vero che dopo che Richard Mille ha iniziato ad avere grande successo, un'altra azienda comunque molto importante come Hublot ha iniziato ad andare su quelle casse tonnò che non le aveva mai fatte prima? È vero o non è vero? No, allora signora, cioè, nell'orologeria non si può pensare che vale soltanto se fa il modello completamente innovativo con un design, perché neanche nella moda succede, neanche nella moda succede, dove gli stilisti hanno proprio il massimo della creatività dell'estero. Neanche nella moda, figuriamoci nell'orologeria, che è qualcosa che deve durare, perché tu compri un orologio non per tenerlo una stagione come un vestito, tu compri un orologio per tenerlo anni, decenni, soprattutto quando parli di alta orologeria, e allora non puoi andare troppo in là, ok? Ma questo non vuol dire che tu stia copiando, e in questo caso l'originalità di questo orologio, i dettagli ti fanno capire chiaramente che non è una coppia. Ok? Calibro di manifattura, tra altre cose. Vediamo se ha imparato. Qual è la sigla del calibro di manifattura? MT? È un attack. Non è mai a te. È lì che pensa, starà parlando con la moglie, sarà forse con il figlio. Poraccio il figlio. Ma, fallo vedere, va. Fallo vedere che l'orologio è nuovo e perfetto, dai, dai, bello come un sogno, 4.590 euro, bello come un sogno, vai che così, vai. Possiamo cambiare un attimino argomento? Vi posso chiedere la cortesia di cambiare un attimino così momentaneamente il sistema? Ah, guarda che ti fa vedere, no eh? Abbasso? Abbasso. Perché chissà chi li ha posizionati. Eh? Okay, complimenti. No, bisogna fare gli applausi. Zenith è il primero, 36.000 alternanze ora. Ciò vuol dire grande performance. Ma Chronomaster Sport, ghiera ceramica, cronografo a un decimo di secondo, attention, datario tra il 3 e il 4, attenzione, quadrante nero, contatori tricromi, eh? Fammi in mente qualcosa, la tricromia, sta attento, fondello a vista, bracciale a acciaio con fibbia de ployon, orologio, bellissimo, pulsante a pompa. Per chi è malato di referenze, la referenza è la 03-3100-3600-21. Orologio nuovo, nuovo di pacca, da 11.800 euro. Stai attento a quello che ti dico, amico mio. Da 11.800 euro, prezzo pubblico imposto da casa madre, dove tutti i concessionari devono rispettare. Quindi se tu vai da un concessionario Zenith, te lo venderà, se tu lo vorrai comprare, a 11.800 euro, se lui te lo vorrà dare, bisogna anche aggiungere questo,
Noi, che siamo scemotti, te lo diamo a 10.550. A 10.550. Al posto di 11.8 ti togliamo una bella 1.250 euro in allegria e facciamo un 10.550. Sei felice a 10.550, amico mio? Compri un capolavoro d'orologio. Sei felice se ti do un orologio nuovo capolavoro per l'ingegneria meccanica, capolavoro per il design, capolavoro per la bellezza, capolavoro per l'importanza, capolavoro per il prezzo a cui te lo do? Sei felice? Bellissimo, bellissimo. Non ho altri termini, signori. Vi chiedo scusa, forse sono un po' riduttivo, ma la verità è bellissimo. Incredibile. Poi, per rimanere sul bellissimo, per darvi la possibilità di godere al massimo di quella che è l'offerta chiossone, io vi voglio dare anche l'essenza dell'esclusività. Io vi vorrei proporre anche il top del nostro servizio. Io vi vorrei dare occasione di rimanere a bocca aperta, perché è così che funziona. Allora, si legge bene Audemars Piguet, Royal Oak, datario a rotore e riserva di carica. Stai attento, ti voglio dire quanto ti voglio bene, perché l'orologio è ovviamente perfetto e ovviamente full set. Questi segnetti sono sulle plastiche protettive e voi lo sapete che gli orologi sono perfetti, immacolati. Stai attento. 26120 ST. €49.530 per l'orologio che in alternativa non potrei avere mai. €49.530 per l'orologio che ti fa venire voglia di tutto. €49.530 e vivi felice. Impossibile resistere. Se hai classe, se vuoi quello che non si può avere, perché sai, è difficile trovare il solo tempo, è molto difficile trovare il crono, ma in riserva di carica, fatelo dire da chi bazzica un pochettino il mercato, in riserva di carica non c'è, amico mio. In riserva di carica lo sogni e non lo trovi. In riserva di carica lo cerchi e non te lo danno. E non è una questione di prezzo. Certo che costa qualche soldino, oh caro mio. Ma stiamo parlando di uno degli orologi più esclusivi al mondo. Non so se è chiaro quando parlo di esclusività a livello mondiale. Cari miei, qui la classe non è acqua. La classe non è acqua.
parli del meglio, del meglio, del meglio. Poi uno dice, ma sai, io ho un budget diverso, c'è nessun problema, a posto. Siamo qui, mi dici un attimino, ci confrontiamo, vediamo, facciamo, brighiamo, che problema c'è? Ok, però sappi, sappi che se c'è la possibilità, perché bisogna rispettare il denaro, se c'è la possibilità, qui vai sulla luna, qui vai dove si sogna, qui vai al massimo del massimo del massimo, eh? Questa è una cosa molto importante, questa è una cosa da dire, esattamente da dire. Quindi se vuoi il top del top e anche over the top, perché poi in base alle condizioni, qui c'è tutto ovviamente, scatto, garanzie, quello che vuoi. La perfezione, ti ho detto, un orologio perfetto, ok? È l'inno del nostro saper fare, va bene? Allora, stabilito che è l'inno del nostro saper fare, io ti dico che sei al top del top. Fallo vedere ancora un attimo, poi parliamo di altro, ma ragazzi, qui c'è da rimanere in estasi, c'è da fare una scrosciata di applausi, perché e devi dirlo ad alta voce, amico mio, devi dirlo ad alta voce, perché probabilmente non è sufficiente la parolina che hai usato tu, bisognerebbe usarne qualcuno di più grande, più roboante, è presente? Da un mito ad un altro. Da un mito ad un altro. Per chi non si vuole fermare mai come me, andiamo avanti. Attention! Omega Speedmaster Moonwatch. Nuovo. Referenza 31030 42500 1002, ovvero doppio vetro zaffiro, quindi fondello a vista. Orologio mai indossato, perfetto, completo di tutto ovviamente. 42 mm movimento 3861 carica manuale. Te lo dico io, questo me lo ricordo, va bene? Così non devi andare a cercare che non ti stanchi, cucciolo. Da 8.600 euro che è il listino, oggi, da 8.600 euro, qui noi ti vogliamo molto bene, 7.310. Qui noi ti vogliamo molto bene, da 8.600 euro ti dico 7.310 euro. Da 8.600 a 7.000, soltanto 7.310 euro. Ah, caro mio, le occasioni ci sono. Ah, caro mio, poi se te le fai passare sotto il naso e ti volano via e c'è l'altro che ne approfitta, mi dispiace. Mi dispiace. Però io te l'ho detto. Però io te l'ho detto, perché qui c'hai poco da raccontarti. Qui c'hai poco da proprio un Moonwatch, signori, era un orologio che i ragazzini, non solo gli uomini grandi, i ragazzi non volevano quando io ero un bambino, e non è che io sia giovanissimo, ma c'è anche chi è più grande di me, e anche i ragazzini prima di me lo volevano. Ora, sono cresciuto e lo voglio ancora, e vedo i ragazzini di oggi che lo vogliono ancora, ma lo vogliamo dire in maniera palese, aperta, chiara, che è un orologio senza tempo? Che è un orologio che va di moda oggi, andava di moda 40 anni fa, va di moda tra 40 anni? Lo vogliamo dire che è il più bel regalo da lasciare? Te lo prendi, te lo paghi poco, te lo godi, te lo metti al polso, ne fai tutto quello che devi fare e un domani lo dai come eredità, come regalo, come lascito d'amore per tuo figlio. Ah, caro mio, non sono tanti gli orologi che ti permettono una cosa del genere, soprattutto sapendo che il tuo gusto sicuramente incontrerà quello del tuo figliolo, capito? Perché sai, magari tu mi prendi un'altra marca, ecco, mi prendi il Frank Muller, ma incontra quello del mio figliolo, boh, non lo so, onesto, non lo so, dipende. Qui ci metto la mano sul fuoco, e se vuoi ci metto anche l'altra mano sul fuoco.
sembra evidente. Così sono due mani sul fuoco. E guarda, se vuoi ci metto anche la mano di Franco sul fuoco, però la metto sotto le mie così si brucia prima. Scherzo, scherzo! Va bene, va bene. A questo prezzo, cucciolone, ne ho uno solo, Te lo voglio dire. A questo prezzo ne ho uno solo. Poi, dal prossimo, paghi qualcosina in più, perché è anche giusto, perché voglio dire. Boh. Poi, amo ma adesso arrivo su Rolex, hai ragione, da un po' che non li faccio vedere adesso. Ma ce li ho, dici che non ce li ho, 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 ce li ho. Ce li ho. Tu pensi che non ce li ho, io ce li ho. Te l'ho detto, io ce li ho. Allora, vieni qua. Che fa? Submariner No Date. Per me è il più elegante. 40 mm, differenza 114-060 per chi ama ghiera ceramica, 40 mm appunto. Signori, orologio in condizioni maniacali! Bellissimo. Se ti dico che non ti faccio pagare neanche 11.000 euro perché te lo do a meno? No, 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 no. Se ti dicessi che non ti faccio pagare neanche 11.000 euro perché te lo do a meno, tu che fai? Quanti salti di gioia vuoi fare? Fammi capire, perché a meno di 11.000 euro. Mamma mia. Mamma mia. Sai che notavo che... Sì, non solo, ma è proprio... E allora... Eh? No! Eh? Non ho capito, scusa. No, è soltanto un discorso di... No, no, è proprio... Hai capito, no? Perché, sai, adesso posso dirti la verità. Ci sono degli orologi dove, faccio un esempio, allora, mettiamolo così, faccio due esempi proprio agli antipodi, no? Sono degli orologi tipo lo De Marpi che 50.000, ma non sarà proprio per tutti, mi dispiace dirlo, ma io vorrei che tutti quanti potessero spendere molto di più per un orologio, ma sarebbe molto meglio per me, no? Però oggettivamente, dai, va bene. Beh. E quindi, vabbè, nonostante il prezzo molto valido, vabbè. Dai. Poi c'è un orologio diverso, tipo, che ti devo dire, il Crono 4, che è un orologio bellissimo, fantastico, però ha un suo perché, no? Particolare. E magari... Anche lui a gusto non incontra proprio chiunque, e allora vabbè. Ma quando invece io ti parlo di un Submariner No Date straordinario, e fallo rivedere, ti prego, fallo rivedere, e non capisco poco, fallo rivedere. Cioè, è presente come funziona, no? È un sistema dove evidentemente... Bah, però, va bene. Caro mio, io sai cosa ti direi? Sei riuscito a vedere per i loro... Ah, no, ancora, c'è su Manuele che sta facendo la conta? No, perché non lo vedevo, in effetti hai ragione. Quindi è su in cassaforte a fare la conta. Sta prendendo anche tutto il prenotato, sì? Meno male, meno male. È un lavoraccio, lo so. No, 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 ma fa bene, perché se no stava lì, allora, mentre invece è così. No, 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 giusto, 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 giusto. A proposito, Monello, che non sei altro, ma guarda qui cosa c'ho, guarda. E tu ce l'hai? No. Perché questo ce l'hanno ancora in pochi, tesoro mio, ed è fuori produzione, quindi non è che domani ce l'avranno di più. Questo è l'orologio da investimento vero. Caro mio,
poi uno può decidere di ascoltarmi o di non ascoltarmi, uno può decidere di credermi o di non credermi, ma il tempo darà ragione. Sai, quello che ti parla è quello che ti diceva compra e Daytona Zenith sei rovesciato, quando nessuno sapeva cosa fosse il sei rovesciato. Compra questi, senti a me, compra questi. E uno di quelli che ti diceva compra i GMT Spider, perché senti a me, senti, ma sembrano nominati, senti a me, senti a me. Lo so, lo so. Quando la gente andava a cambiare i quadranti perché erano rovinati, erano rotti. Quella craquelure sembrava che fossero rotti. È vero? Ora la stessa persona dice compra questo, compra questo. Perché nel mercato mondiale ce ne sono così pochi, ma così pochi, che essere già tra quei pochi fortunati, prescelti, possessori di questo capolavoro della rarità, è una cosa molto bella. Tu consideri che il sottoscritto, colui che ti parla, a casa ne ha tre. Perché io ho tre figliole e visto che credo nel futuro di tutte e tre e credo anche in questo orologio, ne ho preso uno per ognuno. E l'ho preso però non adesso che ci sono già prezzi... L'ho preso appena era uscito e penso di aver fatto una bella operazione, capito? Un'ottima operazione. Questo è lui, il 124-300, è il 41 mm Oyster Perpetual quadrante verde acqua o cosiddetto il grande soprannome. Tiffany, Tiffany! Nuovo l'orologio, mai indossato 2021, stai attento, per te quest'oggi, per il tuo investimento, 23.825 euro, per il tuo investimento, 23.825 euro, perché tu possa essere felice e... avere un orologio nel quale credere, perché tu possa essere felice come un bambino e avere un orologio che ripaghi le tue più grandi aspettative. Voglio dirvi che da qui non si torna indietro. Che sia chiaro a tutti coloro che stanno guardando queste immagini che noi siamo quelli che oggi, 15 settembre, ti stanno dando la possibilità di comprare un affare vero, di comprare un orologio spettacoloso, rarissimo al mondo, nuovo fuori produzione, a una cifra piccola, 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 perché sai... con tutto il rispetto per il denaro, ma quando devi parlare di investimenti, normalmente si parla di 100.000, 200.000, mezzo milione, un milione, cioè quelli sono gli investimenti, ok? Con 20.000 euro non fai gli investimenti, con 20.000 euro vai a prendere le botte in banca che ti fanno, decidono loro su che azioni puntare di qua di là e quando perdono, mi dispiace, è purtroppo il mercato, e tu... Con 20.000 euro tu non sei padrone del tuo destino ovunque tu possa andare. Oggi lui ti permette di essere padrone del tuo destino. Finalmente ti permette di fare un investimento, fatto bene, dove finalmente c'è qualcosa in cui seriamente posso credere, posso stare tranquillo e posso gioire. Ovviamente trattasi di eccezione, non di regola, ovviamente trattasi di opera unica, non di serie, ovviamente trattasi di occasione incredibile, non ripetibile. Tutto chiaro, no? Ovviamente vale solo per chi arriva primo, tutti gli altri non qualificati, tutti gli altri non servono a nulla. A buon intenditore, poche. Prego.
perdonami, ma io non è che vengo qui a fare quello che deve convincere, eh? Voglio essere chiaro, perché non fa parte né della mia persona né del mio lavoro. Poi sai, se invece non ti interessa l'orologio a collezione, ma vuoi l'orologio a mettere al polso, molto simile, ma molto diverso. Sì, amico mio, molto simile, ma molto diverso. Perché qui parli di un 36 mm con ghiera in oro bianco. Parli di un orologio già 2000, scatola, garanzia, completo di tutto, e parli di un prezzo troppo basso, 6.970 euro. E tu c'hai l'orologio da mettere tutti i giorni, bello, sereno, comodo, facile, che non ti dà problemi, tutto garantito, con tutte le certificazioni, spendi meno di 7.000 euro e sei felice. Ok, certo, compri un orologio che mantiene il suo valore, che ti dà tranquillità, di quella, ma non stai facendo l'investimento che ti stavo proponendo prima, stai attento. Non stai facendo l'investimento che ti stavo proponendo prima, perché bisogna essere sinceri, onesti e dire le cose per quelle che sono. Perché prendere in giro le persone non fa parte del nostro modo di fare. Vi ricordo che noi siamo quelli che hanno un codice etico e non prevede, no possibilità di fare cose del genere. 6.970 euro, tesoro. Orologio perfetto. Molto perfetto. Eh, 36 mm, l'ho detto, col bracciale Oyster, ieri in oro bianco, 16234 la referenza, tesoro. Prova di impermeabilità, test di cronocomparatore, garanzia 2 anni rinnovabile a 4, garanzia sull'originalità di tutti i pezzi, garanzia sulla lecita provenienza. Che altro possiamo dire all'amico? Fammi capire. È così, eh? Boh, vabbè. Decidesse lui. Se preferisce, io ho anche un'altra versione con gli indici diamantoni, in realtà, questi qua, e bracciale Super Jubilee. Questo, per esempio, al polso di una donna a me fa impazzire, devo essere sincero, poi ognuno può avere i suoi gusti, ma a me al polso di una donna questo mi fa diventare matto. La ghiera è sempre in oro bianco, sì, anche i castoni e le lancette sono in oro bianco. È un 2007 a 9.795 euro, tesoro. 9.795. 116.234 in questo caso la referenza. Sì. Un attimo, controllo. Sì, completo di tutto, scatola, garanzia, c'è. Assolutamente. Giulio, scusami, per il signor Daniele dovessi ripresentare il Submariner No Date. Sì. E questo perché è calibro 31-35, così che l'abbiamo dette tutte. Va boh? Bene. Tiriririri. Signor Danilo, un'energica stretta di mano a lei. 114-060. Sub No Date 40 mm ceramica. Sì, è vero? 114.060. A meno di 11.000 euro. Chiami adesso 080-697-7150. C'è il buon Franco che è iper disponibile, iper pronto per qualunque cosa. Orologio perfetto. Ha la sua garanzia, certo, tu, no, non manca nulla, ma vai sereno, Fai un fermo, questo lasciamo un attimo di preparazione per l'amico Danilo.
Io poi volevo farti vedere invece una cosina semplice, semplice, facile, facile di Maison Maserati, perché volevo spezzare un attimino il ritmo in questo modo. Aspetta che... Bene. Vado, io sto qua. Ma lì quel fanciullo ha fatto tutto. Tutto fatto, tutto finito. Sopra è vuoto. Maserati crono datario. Attenzione. 359 euro. Grazie, grazie al signor Pierpaolo, questo è confermato, mi pare che fosse l'ultimo, quindi via, olè. Posso dirvi che avete perso o state perdendo, voglio essere più chiaro, più preciso, una grande occasione? Posso dirvi che su un orologio Rolex nuovo pagarlo un'insalata, due grissini oltre il listino, e non è un orologio di quelli trovabili, è una follia di mercato che vi sta offrendo Chiossone Luxury Watches. Posso dirvi che c'è un'occasione unica in una giornata speciale come questa, e quell'occasione la state guardando ora. Posso dirvi che il primo gioisce, il secondo piagne. Poi, una volta che ve l'ho detto, signori, non voglio disturbare più nessuno, vado avanti, per carità. Però mi sembrava doveroso dirlo. Però, considerando il prezzo ridicolo al quale lo proponiamo, mi sembrava veramente mio assoluto dovere farvelo notare. E come tutti i consigli, diceva mio babbo, sono fatti per non essere ascoltati, in alternativa li avremmo chiamati ordini. Su via. A prezzo shock, ma molto shock, io ti posso dare la vecchia versione, quella cosiddetta occhio di tigre. Stai attento.
16713 con una lunetta da un sapore, fai vedere la lunetta. Ah, però, eh? Quadrante perfetto, orologio da sogno, orologio da brivido. Mamma mia. Quadrante così bello che sembra quasi una corniola. Mamma mia, che bello. 13.885 euro. 13.885 euro. Orologio, nonostante i giusti anni che ha, in condizioni esagerate. Orologio in condizioni esagerate. 13.885 euro. Voi oggi avete delle occasioni memorabili. Voi oggi state guardando degli orologi esagerati. Voi oggi avete perso o state perdendo degli acquisti giusti da fare. Questo è da dire. Poi nessun problema. E a forza di occasioni l'appetito viene mangiando. Ublo! Big Bang, il grande classico. Quadrante carbonio ghiera ceramica. Bello da impazzire, l'inizio del mito lo chiamo io. 14.600 euro chiamasi listino, 10.995 euro chiamasi prezzo speciale, 44 mm, l'inizio del mito, vetro, fondello a vista, eh? Orologio nuovo, l'inizio del mito, Big Bang, Hublot, nuovo. Poi decidi tu. Però l'inizio del mito. Ci sei? Blu, ah, blu, bello, blu, bello, fantastico, bello. IWC, International Watch Company, frizza, IWC Schaffhausen, Chrono Day Date, Pilot Chronograph, referenza IW378003. Signori, orologio anch'esso, anche in questo caso nuovo, ve lo diamo a soltanto 7.165 euro. Orologio nuovo, immacolato. Fai vedere un attimino anche dietro. Cinturino nuovo, le nostre plastiche, oltre a quelle IWC, fondello a vista, signori, è spettacolare, è spettacolare. Guarda, guarda cos'è questo quadrante, guarda, guarda che cos'è, bello da impazzire, il grande Pilot Chronograph di IWC. Top. Torna sul fermo di prima, ce l'hai ancora? No, bravo. Dimmi, che vuoi? No, così cosa ti faccio? Vuoi farlo così? Va bene, se ti piace. Tu mi dici, io faccio, amico mio, tu mi dici, io faccio, ma guarda che bontà. Rimbalzando da un lato all'altro, siamo entrati che manca mezz'ora alla fine. Mezz'ora alla fine.
Vabbè. Ti posso portare a Technologie d'Avant-Garde Hoyer, anche detta Tag Heuer, col suo Aquaracer nuovo ghiera ceramica, WBP 201B, nuovo 2023, 3.450 euro. Poi decidi tu. Con tutta calma, senza fretta, senza problemi, senza... decidi tu. 3.450. Mamma mia. A me fa impazzire. A me fa veramente impazzire. Un bello orologio. Di quegli sportivi, quelli acquatici, semplici, facili, ma belli. Un po' come la grande tradizione Made in USA, che poi ovviamente è stata portata in Svizzera, è ovvio, per questo Hamilton Spirit of Liberty. Guarda cos'è, bello, semplice, elegante, bello, questo è proprio, è uno di quegli orologi che per me è proprio evocativo delle sue tradizioni, delle sue origini. Cioè, quando io lo vedo dico, ah, questo è un orologio per un americano, si sa, per uno che ha quel gusto lì, quella voglia lì, è bello, molto, molto, è proprio bello. Anche in questo caso nuovo, stai attento però, sai cosa ti faccio qua? Tu pensa che ha un listino, l'H3241-6131, così che abbiamo dato anche la referenza, 42 mm, nuovo scatto di garanzia, ovviamente automatico, da 1795, che è il listino, noi ti facciamo risparmiare 500 euro. Quindi il prezzo diventa 1295. Così, tanto per. 1295 al posto di 1795. E l'orologio è nuovo. Attenzione. No, quello non c'abbiamo più. L'abbiamo venduto ieri o l'altro ieri, da poco. Sì. Tesoro mio, capito. Sembra che gli orologi venduti siano più belli di quelli disponibili. Vedi un po' te. Senti, non è la stessa cosa, ma nel caso posso presentarti o proporti o farti vedere questo che tra le altre cose è una novità di quest'anno? Novità assoluta, assolutamente. Tudor Black Bay col cinturino, maglia a 5 elementi, nuovo ovviamente, 79,640 e il 36 mm, quindi paragonabile tutta la vita un The Just, ok. Il quadrante Ardesia a me fa impazzire, bello, con le finiture in oro, esatto, 3840, tesoro mio, 3840, sì, 3840. L'orologio è nuovo di pacca, assolutamente sì. No, allora, attenzione, io te l'ho mostrato non per dire che è la stessa cosa, ma per dare un'alternativa che poteva essere un'idea, che poteva... Non confondiamo, ok, un tentativo con un... Esatto. Giulio, scusami, per il signor Salvatore da Napoli dovessi ripresentare lo Starbucks e il Batman. Vedrai che finalmente, bravo Salvatore, complimenti. E allora fai un freeze che vado subito a rimettere in pista due capolavori. Sì. E allora il GMT e il Submariner, cioè i gemelli più conosciuti di sempre
per quanto riguarda Rolex. Gemelli diversi, certo, non sapevi? Allora. Starbucks, referenza 126-610 LV, ghiera verde, lunette vert, è proposto a 15.995 euro, è un 2020 full set in condizioni maniacali. Batgirl o Batman, insomma, GMT Master 2, referenza 126-710 BLNR, anch'esso un 2020 in condizioni super, ed è proposto a 16.595 euro. Salvatore, la scelta la fai in base al tuo gusto, perché non saranno quei 600 euro di differenza a farti cambiare idea, immagino, giusto? Ma sappi sin d'ora che hai la libertà vera di scegliere, perché tra questi due, quello che tocchi e tocchi, stai toccando qualità. Tra questi due, quello che prendi e prendi, lo stai comprando a un prezzo iper vantaggioso. Tra questi due, quello che fai e fai è ben fatto, Salvatore. Poi decidi tu, non ti preoccupare. In libertà, in gusto, in coscienza, prendi la tua decisione come meglio credi e come meglio vuoi. Ma che bello avere la libertà di scegliere tra una coppia del genere. Assolutamente sì. Assolutamente sì. A proposito, hai per caso sentito il nostro amico Angelo? Il signor Angelo? No, perché domani, non so se ci dobbiamo vedere. Io, se lui non si è fatto sentire, magari proverei a disturbarlo. Perché qui non ho avuto, ma credo che ci sia la possibilità di incontrarsi, ecco. Almeno per sapere, perché, insomma, meglio organizzarsi prima. Sai, sono giornate caotiche, il negozio sta lavorando molto, molto forte. Prendere l'appuntamento è sempre molto, molto meglio. Tutto qua, veramente tutto qua. Dimmi, che cosa stai vedendo di bello tu? Allora, mentre lasciamo questa immagine al signor Salvatore e lo lasciamo libero di decidere con una certa calma e senza mettergli troppa fretta, io avrei grande piacere, grande voglia di tornare finalmente, adesso che mi sembra che abbiano finito, se ho capito bene i segnali che mi hanno fatto, a parlarvi di Lorenz, a parlarvi della coppia magica. Non ho capito nulla, cosa riferisci su questi due Lorenz? Sì, il signor Salvatore tra un po' ti chiamerà e ti dirà nel bene e nel male quale dei due o nessuno dei due o quello che vuole tutte e due, non c'è problema. Allora, dicevo, signori, prima abbiamo fatto uno sfacelo, prima abbiamo fatto qualcosa che, beh, mi fa molto felice. Mi dicono che ci sono ancora, quante coppie? 23 coppie disponibili, e oserei dire soltanto 23 coppie disponibili. Vi voglio dire che questi due orologi nuovi Lorenz, modello doppia iniezione, dal diametro di 42 mm, dotati di un movimento meccanico a carica automatica e di ghiera ceramica, vetro zaffiro, cinturino in gomma anallergica,
col brevetto della doppia iniezione della gomma per avere la doppia sostanza, il doppio volume, il doppio colore, nero-verde e nero-blu. Bene, questi orologi vengono a voi offerti singolarmente a 299 euro cada uno, in coppia, e penso di poter dire solo per oggi, ma comunque solo fino all'esaurimento scorte, ma se ci sarà la metà delle telefonate che sono arrivate prima, solo per oggi, a 500 euro anziché a 598 euro, con parità di servizi, ovvero consegna gratuita e compresa nel prezzo a casa vostra, spedizione assicurata, tutto a posto, garanzia ufficiale di casa madre, valida 2 anni, orologio perfetto in quanto nuovo. La coppia a 500 euro. La coppia a 500 euro. C'era una volta qualcuno che mi diceva che non bisogna regalare caramelle ai bambini, ma non perché non bisogna accettarle, questa è l'altra versione, quella non bisogna regalarle, perché sennò poi diventano troppo felici e si esaltano e rompono le scatole. Ok? C'era una persona cattiva che mi diceva così. Qui noi stiamo veramente regalando caramelle ai bambini. Qui noi stiamo facendo esaltare qualunque amante dell'orologeria. Qui noi stiamo seriamente, fattivamente dando la possibilità. Ah, attenzione! Puoi pagarlo anche in comode rate, in piccole comode rate. Qui noi vi stiamo dando la possibilità di non avere pensieri, di avere solo comodità nel comprare 2 bellissimi orologi nuovi, che valgono molto di più di quello che li andate a pagare. E allora, signori, ah, che bello! Lorenz, ovviamente devo ripetermi, ripeto quello che ho detto prima, questa è una promozione eseguita in collaborazione tra noi e Casa Madre, perché abbiamo stretto la cinghia un po' noi, un po' loro. Non era possibile, non sarebbe mai stato possibile, dato i margini molto ridotti che ci sono su questi prodotti, offrirveli a questi prezzi solo con lo sforzo di una delle due parti. Ci sono volute entrambe le parti per ottenere un prezzo così vantaggioso. Ma noi siamo molto felici, estremamente, perché, ragazzi miei, 500 euro tutte e due, oro mai più. Finché ci sono, è bene. L'ho già detto prima, avete la possibilità sì di ritrovarli, ma nell'anno nuovo, perché appena finiscono, addio. Solo nell'anno nuovo ci sarà il riassortimento. E nonostante io già vi posso promettere che sicuramente farò di tutto e mi spenderò al massimo per vedere di riproporre questa grande occasione commerciale, ma so già che non è scritto da nessuna parte nel destino che i nostri amici della Lorenz accettino di fare nuovamente ancora uno sforzo. Non è scritto da nessuna parte. E quindi, se loro non dovessero accettare, non sarà mai possibile riproporre una condizione economica così vantaggiosa. Mai possibile, mai! 500 euro per tutti e due. Non comprate i movimenti al quarzo a questa cifra, non comprate gli orologini di sottomarca sconosciuti che sembrano quelli che si trovano nelle patatine, non comprate quelle banalità, quelle
cosine veramente dove normalmente vanno a comprare i ragazzini. Non comprate neanche quelli. Noi qui vi diamo due orologi veri di una maison che ha 88 anni di vita, di una maison italiana che produce ovviamente assembla in Svizzera, di una maison di quelle importanti che puntano alla qualità, che puntano a un prodotto valido, importante, serio. Sì. Ora ci sono, dopo non so, domani mi pare proprio che l'è bel finito. Questa è la vera verità. Poi voi sapete distinguere e prendere decisioni, ma questa è la vera verità. Io sai cos'è? Pagherei oro per capire quello lì cosa scrive, cosa fa, sarà l'amante, neanche la moglie, perché dopo tanti anni di matrimonio non è che può stare così con la moglie. Sarà l'amante. Allora, abbiamo dedotto tutti quanti, siamo convinti che il buon Franco abbia l'amante perché in alternativa non si spiega. Due ne hai? Sciupone, alla tua età non ti regge il cuore, ragazzo. Su via. Dove vai? Due amanti, esagerato. Esagerato. Sì, uno è il giorno impari, uno è il giorno dispari. Cioè, perché loro si stancano e tu no. Come no? Me la raccontavano. Empaticone che non sei altro. 500 euro la coppia! Mamma mia, non so quanti ce ne sono ancora. No, io non lo so. Lo sanno i ragazzi. Se chiamate allo 080-697-7150, loro lo sanno se c'è ancora disponibilità. Ma l'occasione è ghiotta. L'occasione è ghiotta. Belli, 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 veramente belli. Belli, 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 veramente convenienti. Che cosa mica da ridere. Perché belli non basta. Belli, convenienti. Ah, cosa vuoi che sia? Tutta un'altra area da queste parti, eh? Ai, 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 lo so, hai ragione a questo prezzo. Lo so, hai ragione a questa qualità. Lo so, hai ragione a questa bellezza. Orologi straordinari. Orologi che veramente oggi... Non voglio adesso lodarmi, perché però posso dire bravi quelli della Rolex che hanno accettato di fare questa promozione. Posso dire bravi davvero, perché hanno fatto qualcosa di giusto per distribuire, per disperdere questo prodotto in tante, tantissime case di italiani. Certo! Un'altra coppia in conferma, certo. Giulio. Ma hai salutato anche l'amico? Sì. Evviva, evviva, evviva! Dì all'amico che io non sono un grande tifoso di calcio come il buon Vito, quindi per me, voglio dire, il discorso è diverso. Sì, tesoro mio, sì, sì, sì. Ora, toglimi una curiosità, scusa, mentre voi cercate un attimino e fate, vedete, esatto. Signori, da quello che mi sembra, nella migliore delle ipotesi, ci sono ancora una decina di coppie. Nella migliore delle ipotesi, ma forse mi fanno segni, vedo lì Emanuele che sbraccia, mi fa segni che forse potrebbero essere meno, perché se leggo ancora le dita forse segna 8, se non ho capito male. Però vabbè, comunque signori, nel senso, se chiamate ora, ancora c'ho la possibilità di dirvi va bene, è vostra, approfittate di questa promozione. In alternativa, se non chiamate ora, signori, la vedo buia! Ma buia, 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 buia. Evviva, evviva.
Allora, io ho provato a informarmi, ho provato. Eh? No, okay, ragazzi, scusate, no. Ci penso io, che pensi? Scusate, attenzione. I ragazzi sono andati un po' nel pallone, non sono in grado di dirvi esattamente, di dirmi quanti ne abbiamo. Quindi io mi devo nuovamente fermare, stavolta è durata meno di quella prima, sono andati subito nel pallone, c'è stato proprio l'intasamento, boom! Vabbè. Io mi fermo con la vendita di questi, quindi non chiamate più Perry Lorenz perché non siamo in grado di essere certi della disponibilità. Ok? Detto questo, manca poco, mi pare. Dico bene, Giannino? Esattamente, parliamo di? Manca meno di un quarto d'ora, benissimo. E in meno di un quarto d'ora, onestamente, abbiamo altre cose da far vedere. Quindi, signori, non ve la prendete a male. Nel caso, se ne rimarrà ancora qualche coppia, li riproporremo domani, perché andiamo fino all'esaurimento scorte. Però per il momento il centralino è tutto impallato, vi chiedo umilmente scusa. Va bene? Spostiamo questi, perdonatemi. Io ci terrei, se per voi non è un disturbo, a farvi rivedere il Cartier. Vieni, Gianni. Eccolo. Questo, che per me è uno degli orologi più eleganti da uomo che ci siano, in maniera tank must. Esagerato. Questo ha un'eleganza. Per voi l'hanno fatto, io dovrei veramente fare i complimenti ai designer di Cartier, perché sono riusciti a rinnovare completamente un orologio che è iperclassico, eh. Non è che la linea è così da così tanto tempo, che io sono nato che già era una linea molto affermata. Però hanno cambiato completamente i volumi e le dimensioni, e ragazzi miei, è venuto fuori un capolavoro incredibile, è venuto fuori un orologio estremamente attuale, moderno, è venuto fuori un orologio massiccio, è venuto un orologio che veramente dà piacere e gusto nell'essere utilizzato, e che è anche molto comodo, molto versatile, ok? Questa è una cosa molto, molto importante. Orologio nuovo di pacca a 5.400 euro. Attenzione, ovviamente calibro automatico in manifattura. Voglio sottolineare, parliamo della linea Must, che è il full optional di Cartier, giusto per essere chiari, Va bene? Quindi questa è la versione più ricercata, più elaborata, più costosa, più importante del Tank. Ok? Anche la più grande dimensione, caro Franco, perché sai, quando parli di Omo, uno cerca anche una dimensione degna, no? E questa è Omo, molto Omo, anzi, io la consiglierei anche un polso dal medio grande a grande. Ok, anche un polso sottile, esile, eviterei, se devo essere sincero, se devo essere onesto. Poi, insieme a questo, nel che ci siamo persi, sicuramente per l'importanza storica, per il prezzo, per lo sconto, devo far vedere questo. 14.000. Un saluto e tanti euro. Complimenti. Scusa. Dall'amico Pierpaolo. Grazie Pierpaolo, una bella stretta di mano energica anche per te, grazie. Hublot Big Bang, nuovo ghiera ceramica, acciaio ovviamente. Signori, 14.600 euro è il listino. Per gli umani è da pagare 14.600 euro. Per i supereroi, per i superumani che sono clienti, che sono Luxury Watches, 10.995, 3.605 euro di risparmio, 3.605 euro di risparmio, che mi sembra una bella cifra importante, su un nuovo di pacca. Ma scusa Gianni, quell'omino lì, perché blattera sempre da dietro il vetro?
noi abbiamo un vetro blindato, spesso 24 mm, che divide la nostra area dello studio dal centralino e tutto il resto. E c'è quell'omino lì antipatico che parla dietro il vetro di 24 mm, sperando che qualcuno possa mai sentirlo. Eh? Non ho capito niente. Ma che... Gianni, tu hai capito? Ah, carissimo, ma non vedevamo l'ora, caro mio, non vedevamo l'ora. Detto ciò, mi piacerebbe anche, e vorrei soprattutto, dirvi che in questi pochi minuti, se avete ancora una richiesta, un orologio da rivedere, un qualcosa, io sono pronto, prontissimo. E a gusto mio, allora, facciamo così, mettiamola così. Se qui vi ho fatto uno sconto così forte, qui che vi dico chiamate al centralino e vi faccio una follia, che cosa sono pronto a fare? Ah, bello mio. 126 713 GRNR, nuovo 2023, modello nuovo presentato quest'anno, bello come il sole, può diventare tuo a un prezzo speciale pari a... Chiamalo 080 697 7150, chiedi a Emanuele, ad Aldo, a Franco e non mi ricordo più che altro c'è lì, a Gianni, di raccontarti, di dirti un prezzo, di bisbigliarti all'orecchio, un prezzo esageratamente conveniente e di essere felice insieme a chi sono Luxury Watches. Tu sicuramente potrai goderti un Rolex esagerato, tu sicuramente potrai approfittarne di un prezzo ancora più esagerato. Caro mio, queste sono le cose belle, belle, belle che succedono a volte nella vita. E come diceva un altro vecchio saggio, capita solo ai vivi, perché gli altri purtroppo stanno da altre parti, spero per loro molto meglio, ma... E non hanno queste esigenze, tra le altre cose, bisogna essere chiari. Beh, il che può essere un vantaggio, ma certi brividi, certe emozioni, perché quando ti fai un regalo bello come questo, insomma, non è male. Basta che da Franco, che la settimana scorsa ti ha fatto un regalone mica da ridere, è andato a fare un altro pacco lì di... Alleluia, alleluia. Gianni, che ne sai tu? Tu ancora fai un acquisto all'anno, se va bene. C'è chi produce. Beh, vedi? No. Allora, il prezzo, scusate, vieni un attimino qui. Il prezzo su Hublot, l'ho detto, come tu hai studiato, sul GMT Master 2 acciaio oro, non lo dico volontariamente, quindi non me lo chiedete a Franco, lo chiedete a Gianni, lo chiedete a Emanuele, lo chiedete ad Aldo, non a me, io non lo dico, ok? Se volete lo chiedete a loro, anche perché è un prezzo di quelli... Vai sull'orologio! E insomma, e vedrai bene che la suspense servirà a qualcosa. Ma te lo dico io, tesoro mio, su un orologio straordinario come questo, te lo dico io, non puoi mica avere troppi dubbi. Bello l'orologio, nuovo l'orologio, chiamasi Coronato Rolex, al prezzo che ti dicono lì, se uno più uno fa ancora, il risultato è certo. Se poi può darsi anche io mi sbagli, sai, c'è anche gente che va in giro a dire che la terra è piatta, c'è chi ci crede. Se tu ci credi, io mi sto sbagliando su questo orologio, è sicuro, è matematico, e mica ti posso stare a convincere che invece ho ragione su questo orologio quando tu mi dici che la terra è piatta. E se la terra è piatta per te, l'orologio è sbagliato, c'hai ragione tu, caro mio.
Certo, la nonna lo diceva sempre. Che buttavi l'acqua col ciuccio, no? Col ciucchino, come lo chiami, l'asinello, come lo chiami nella tua lingua? Ciucchino. Ah, bene. No, perché sembrava difficile. Ah, sai una cosa, cucciolone? Che io non ti ho fatto vedere una cosina bella. Dimmi un po' se va bene messo così. Vediamolo. Ah. Ah. Qua andiamo di eleganza. Questo è come un grande maestro che va in punta di pennello. Presente tu? Dei Jazz 116-234. Completo, scatola, garanzia, vai sereno. 8.695 euro. 8.695 euro. Bianco, indici romani. Vi ricordo che oltre alla ghiera, tutti gli indici, e sono tanti e sono grandi, la coroncina, le lancette o dette anche sfere, sono tutte in oro bianco 18 carati, tutte. Fate voi, amici miei, fate voi, che io capisco nulla, fate voi. Quando ti do gli orologi che non si trovano sul mercato al listino, 3630 Black Bay 58 blu al listino, 3630. Sai come diceva una bella fanciulla che conoscevo una volta quando ero ragazzo, che io gli chiedevo sempre di uscire. Chi mostra e gode e chi guarda. Hai capito tu che brutta fine facevo? Amico mio, 3630, fammi fare la bella ragazza che mostra, va. Fammi fare la bella fanciulla che mostra, 3630 euro. Full sticker, non nuovo, non semplicemente nuovo, nuovo 2023 full sticker. E allora? Poi raccontami, poi dimmi, poi quello che vuoi tu, però qui ci sono i fatti. E dai. Sì, certo. Vuoi te lo dimostro? Te lo dimostro. Non lo trovi Ardesia con questo bracciale. 3840, indice sfere in oro. 3840, 36 mm. Ah, e allora vieni a quello che ti dico io, è sempre nuovo. Allora vieni a quello che ti dico io, non è difficile, vedi? Sei tu che la vuoi fare difficile, ma non è difficile, bello mio. Caro. E visto che non mi accontento mai, altro orologio che non trovi da nessuna parte, mai, 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 mai. Mai lo trovi. Vabbè, spara sempre in tutte le maniere. Vabbè, andiamo. L'Albino, il Tudor Black Bay GMT, ovviamente 41 mm, Albino col quadrante bianco, va bene? Anche questo. Mettimi alla prova sul prezzo, visto che tanto l'orologio è nuovo, quindi non è che c'è molto da discutere. 4.590 euro. 4.590 euro. Vedi tu, non ti voglio dire niente, tu vedi con calma, sereno, che problema c'è, vedi tu. Ah, a me lo stai dicendo, tesorino, a me lo stai dicendo. E dai, quando qualcuno vuole il massimo in assoluto, è un po' come quando vai a mangiare al ristorante e uno neanche si siede e dice, senti, che caviale hai e dimmi le annate di P2 che c'hai. E allora lì capisci che la cena si mette su.
tesoro, tu sei un filo ignorante sull'alcol e mi lo dimostri quotidianamente. P2 è la versione più ricercata del Dom Pérignon, che sarebbe l'acronimo di Plenitude de. Poi nei ristoranti normalmente non lo trovi, c'è anche il P3, che è il Plenitude 3, 3, scusami. Ok, però non ti preoccupare, con te non si può dire nulla, va bene, va bene così, dai, fai finta che non abbia detto nulla, non c'è problema. Audemars Piguet Royal Oak, riserva di carica, clamorosamente bello ed importante, soprattutto esclusivamente raro, 26120 ST, 49.530 euro, evviva la felicità. E vive viva la felicità, ovviamente per chi ce lo può permettere, ovviamente per chi può esaudire un grande, grande sogno con un grande, grande orologio. Viva la felicità, io sono colui che vi sta dando l'occasione di comprare l'introvabile. Io sono colui che vi sta proponendo quello che nel momento in cui voi vi mettete a cercarlo non c'è mai. Io sono il fortunello che ha questo orologio per le mani. Poi vedete voi. Allora. Tesoro, visto che manca poco, ma veramente poco, io vi faccio vedere ancora tre orologi e poi saluto. Dei tre orologi c'è l'altra grande promozione che abbiamo fatto quest'oggi sullo Spirit of Liberty di Hamilton, perché scusatemi, ma su un orologio nuovo, un orologio per carità commerciale, è l'entry level dell'altra orologeria, voi lo sapete, però voglio dire, è un automatico di una maison importante, listino 1795. Qui questa gabbia di matti spostati ve lo vuole proporre a 1295 euro, facendovi risparmiare 500 euro sul nuovo, preciso, tutto quanto. Amici miei, ma io posso dirvi soltanto, ce n'è uno solo, non è che ve la devo raccontare in un'altra lingua. Scusate, a questi prezzi l'orologio non è che ha bisogno di troppe presentazioni. Dai. Sì. Hai ragione. Hai ragione, perché di Perseo io ho disponibile qua pronto, ne ho uno, forse ho il Perseo, ho il famoso Subaquatic con la ghiera ceramica. Amici miei, movimento automatico Swiss Made, attenzione, Subaquatic GMT con la ghiera blu e rosa, diciamo Pepsi, in ceramica, acciaio 516L a 1365 euro. A 1365 euro. Pagabile anche con 45 euro per 36 mesi. Meno male. Meno male che costa così poco. Gli amici saranno felici, tesoro mio. Tu pensa se costasse di più. Lo so che dovrebbe costare di più, però. Oh. Esatto. Bello. Solido, orologio robusto, importante. Non lo so, fai un attimo un fermo, scusa, che voglio controllare e te lo dico tra poco. Sì, c'è proprio scritto Swiss Made in basso, ore 6, tesoro mio. Non è che l'ho detto io perché lo sapevo. Fallo vedere, ti prego, perché giustamente una persona ha chiamato, fallo vedere che problema c'è. Si legge? Oh, hai visto? Swiss Made, il calibro è svizzero.
L'assemblaggio è svizzero, la produzione è tutta svizzera, i pezzi, le componenti sono tutte svizzere. Cari miei, la qualità non è acquetta fresca, se no te vai a prendere la sciacquetta al bar, che lì mica chiedi con che acqua te la fanno. Vedi, no, l'esempio, scusa, non vuole essere volgare, ma lo trovo. Allora, se tu chiedi una bottiglietta d'acqua e la paghi, no? Ti portano l'acqua e sai che se una Voss costa una cosa, una Fiji costa un'altra, se una Panna costa un'altra, se, non so, San Benedetto, se è un'altra cosa. Ok, bene, perfetto. La Malta, tutto quello che tu vuoi, c'è la scala dei prezzi, bene. Okay. Ma se tu chiedi la sciacquetta, penso che si usa in tutta Italia la sciacquetta, no? D'estate. La sciacquetta è acqua, granita di limone. No, quella a Napoli fanno un'altra cosa, quella a coscia aperta, ci mette anche bicarbonato che fa tutta la schiuma che fa digerire, ma quello è un altro discorso, lascia fare. Tu vai al bar d'estate, una cosa fresca da bere senza problemi, la sciacquetta va benissimo. Yeah. Allora, se tu chiedi la sciacquetta, ma tu non chiedi mica che acqua usano? No. E quelli te lo dicono? No. Ecco. Allora, perché? Perché un prodotto, tra virgolette, povero, economico, è che vuole l'acqua, l'acqua, va l'acqua, va. Ok? Quando invece io qui sono in grado di dirti tutto quanto, perché il prodotto non è economico, e non è che tu mi dici, ma scusa, cosa 1365, cosa compri di altro orologio con 1365? Hai ragione, è vero, 1365 non è proporzionato, proporzionabile, a quella che è l'importanza dell'orologio, a quella che è la manifattura dell'orologio, a come è composto l'orologio, a come è prodotto l'orologio, non è. E lì nascono i problemi. Cadere dall'alto che non serve. L'orologio è di qualità, costa poco per quello che è, punto. Poi se piace uno lo compra, qui non state facendo l'affare. L'affare ve l'ho fatto vedere prima una volta facendo vedere il Tiffany, basta, finito. Quello è l'affare vero, ok? L'occasione, l'investimento e quant'altro. Qui non c'è né affare né investimento, né... qui c'è possibilità di comprare un orologio molto bello, di grande qualità, a un prezzo molto basso per quello che è l'orologio, punto, fine. Non andiamo a creare altre aspettative, altre cose, non serve, va bene? Questo è, fallo vedere, dai, dica. Dammi la linea, scusa signori, mi dicono che ahimè è già terminato il tempo a mia disposizione. Io vi ringrazio, siete stati fantastici, è stata una bellissima rubrica, tanti di voi hanno partecipato, ci sono ancora delle occasioni che sono rimaste, quindi se volete ancora chiamate, per il resto ci si rivede domani, stesso canale, stessi mezzi, tutto quanto alle ore 17 per parlare di nuovo di Alta Orologeria. Ciao!